mondovisione, perché non siamo solo qua, ma in questo momento siamo anche su Twitch dei Fumble e su Facebook, credo, probabilmente. Per e anche nostra... YouTube. Mamma mia! Per la nostra tipo... anche in diretta su Italia 1. Allora il nostro share si abbassa, come in diretta su Italia 1, per la nostra, penso, decima One Shot of the Week. Ho detto un numero a caso, però mi piace pensare che sia la decima One Shot of the Week. Oggi abbiamo un gioco molto fico, o almeno io l'ho letto e mi è sembrato un sacco fico. Il re è morto. Nome di lavorazione, lo re è moruto. Lo è moruto. Abbiamo tutti, tranne Triex. Sottolineiamo che Triex non ha la copia. Questa cosa non le devi dire, però. Fisica. Io ce l'ho in PDF. Tanto non, è, non si occupa di facilitare questa sera, quindi non è un problema. Esattamente. Voglio leggere al volo la sinossi del gioco, che è tanto breve, quindi non vi rompo le scatole, e poi, brevissimo giro di presentazione, ma tanto conoscete tutti, quindi insomma è giusto per formalità, per YouTube, e poi si va a giocare. Il re è morto, combatti contro i tuoi amici, alleati coi tuoi rivali e innamorati dei tuoi nemici. Il re di Bentiv, Eivard III, alto principe della casa Dilleston e sovrano di Costa Verdemare, è morto senza eredi. La guerra civile è ormai una certezza. Sei un giovane principe guerriero o una giovane principessa guerriera di una tra le casate reali di Bentiv che sono coinvolti in questa imminente guerra di successione. Per vedere la tua casata scendere, dovrai combattere e complottare, allearti coi tuoi rivali e tradire i tuoi amici, innamorarti dei tuoi nemici, sfidare pericoli, avventure, passioni e guerre. Sei nato per questo. Mamma mia, c'è questa cosa che devo giocare a sto gioco. E Trieste è venuta da facilitatrice per il gioco. Quindi, io sono Gabe. Presentati, vai Triex, presentati pure se pensi di doverti presentare. Io sono Triex, probabilmente mi conoscete per un sacco di giochi che in realtà non ho mai pubblicato e mai lo farò. Vai Claudio. Io ormai non spero di non dovermi presentare, viste tutte le volte che sono stato ospite di Morgan Gabe. Comunque sono Claudio di Fumble. Tra le altre cose. Basta, no, sono solo Claudio di Fumble. Ormai ho deciso di delegare la mia identità a Fumble. Capisco, vai Mari. Io sono Mari e gioco con Claudio di Fumble. Anche oggi c'è, cioè, qui. Anche oggi, sì. Anche oggi giochi anche con Gabe. L'altro ieri anche. Quindi pazzesca questa cosa. No, boh, ho registrato qualche cosa sotto il grande ombrello di Fumble, fatto da ospite un paio di volte a Fumble. E playtester di Kotra. Nella primissima ora. Mamma mia. Quando è uscito da essere un hack di Not The End e dietro qualcos'altro, quindi. No, ancora prima. Mamma ancora mia. Prima. Abbiamo giocato a Not The End e poi Claudio ci fa: vabbè, ma se vi mando qualche slide, tipo 5 o 6, da leggere per prossima settimana e continuiamo una campagna sempre nella stessa ambientazione, noi, ma sì, va bene. Anch'io ho letto un sacco di roba. 15 giorni dopo erano già 200, forse, le slide. Claudio, ho visto le cose diventare grandi. Ho anche letto le cose dell'altro Claudio, che tipo tira fuori un gioco bellissimo, ah fichissimo, è quel gioco, no basta, era brutto, no basta. Claudio sarà basta, portalo via a termine, poi lo devo menare per farlo finire. Cosa dobbiamo sapere, Triex, per giocare a questo gioco? Assolutamente niente, perché è un gioco che si gioca leggendo il manuale praticamente. Voi tutti avete il manuale, io ho il PDF, quindi possiamo, volendo, leggere. Farò in modo di parafrasarvelo in modo tale che non stiamo a perdere troppo tempo. Allora, si gioca da 3 a 5 giocatori, noi siamo in 4, che quindi è perfetto. Ognuno ha la sua copia del manuale e si gioca con delle carte. Noi avremo una schermata che adesso non stiamo ancora facendo vedere, ma se mi dai il via la metto, se vuoi. Vai, dammi un secondo, vai, condividi. Allora, questa sarà la schermata che utilizzeremo. Ognuno di noi deve, innanzitutto, prima di qualsiasi cosa, prima di sapere niente, dobbiamo tutti pescare 3 carte. Quindi peschiamo 3 carte. Ok, si scendono così e si mettono giù. Uno. Esatto.
Voilà, tre carte. Ovviamente la mano è segreta. Come vedete, qui sono master, quindi non stiamo facendo vedere queste carte. Ok, adesso la puoi togliere perché continuiamo a... chiedono se puoi zoomare un po', Trix. Sarebbe bello. Sì? Sì, un po' meglio. Mi sembra esattamente uguale a prima, però va bene. Assolutamente niente, però... mi dispiace. È un po' meglio, non ti preoccupare. Si vede meglio la barra laterale che non serve. Forse era benissimo quella barra. Mentre parliamo cercherò di eliminarla. Comunque. Sì. Cosa sono queste carte? Allora, noi interpreteremo un personaggio che appartiene a una casata reale, ok? Mm-hmm. In questo mondo fantasy dove è morto questo re. E la nostra mano di carte rappresenta la potenza della nostra casata. Ok. Il suo diritto di sangue al trono, la sua ricchezza, i suoi servi vassalli, guerrieri al suo servizio. La prima cosa che dobbiamo fare è creare i personaggi. Come si creano i personaggi? Bisogna andare a pagina 5 e praticamente leggere questo pezzo. Sei un principe guerriero, una principessa guerriera della tua casata. Le vostre famiglie sono nemiche sull'orlo della guerra, ma voi potreste non esserlo. Avete mm-hmm. più cose in comune di quante ne abbiate che vi separano. Vi conoscete bene, potete viaggiare liberamente, potete di solito contare sull'ospitalità di chiunque visitiate. Persino in battaglia potete aspettarvi di solito di essere trattati con cortesia e, se prigionieri, riscattati onorevolmente. Ora, fate a turno introducendo il vostro personaggio. Nel vostro turno annunciate la vostra casata e il vostro nome e fate un giro intorno al tavolo per scoprire le vostre qualità attraenti. Scrivete i dettagli su un cavaliere di fronte a voi, ma noi lo scriveremo sulla chat. Ora mostrerò anche questo che fa vedere quali sono le casate che ci sono. Questo lo devi zoomare per forza. Questo lo dovrò zoomare per forza. Ora ci provo. Ma qua c'è lo zoom, è troppo facile. Sì, vero. Sì, qui c'è lo zoom. Allora, cominciamo. Casa Oak, i fedeli vassalli. Chi vuole leggerlo? Che così non leggo sempre tutto io. Vai, facciamo a turno. Chi vuole cominciare, raga? Vado io. Vai. Vado io, ma lo leggo dal cartaceo perché è meglio. Sì. Però che pagina è? Sul fondo a destra del cartaceo. Sì, l'interno pagina, ok. Sì. Perfetto. E nel PDF? Che fedeli i fedeli nel vassalli. PDF non lo so. Ah, allora io non leggo. Va bene, non legge. Il PDF dovreste averlo tutte e due, quindi va bene. Casa Oak, i fedeli vassalli. Sei un principe o una principessa di una casata di guardie del corpo, cavalieri e consiglieri fedeli a tre generazioni di regno Dilleston. La tua pretesa al trono rivaleggia con quella dell'infante Dilleston, ma è un argomento controverso all'interno della tua casata. Se fossi incoronato per la prima volta nella storia di Bantiv, Casa Oak si affrancherebbe dal suo ruolo di guardiana e consigliera della corona per regnare sotto il proprio nome. Gli eserciti di Casa Oak sono ben disciplinati e rodati, sono il pugno corazzato e la spada affilata di Bantiv. Casa Oak ti vincola alle antiche nobili usanze di lealtà, onore e nobiltà di intenti. Odia in egual misura la codardia, l'incostanza e l'inganno, considerandoli i peggiori peccati di cui l'umanità sia capace. Insomma, questa è la casa nobile, quella proprio, la casata. Questa è la casata cadetta della casata nobile. Proprio hanno tutti gli stilemi della casata. Esatto. Allora, mi sa che si cominciava da casa Antire, li ho messi in disordine questi. Ma infatti io non trovavo niente perché questo. Ora leggerò io casa Antire. Casa Antire, l'antica corona. Casa Antire guida le tribù indomite, gli antichi clan che hanno resistito contro ogni invasore, contro gli sforzi volti a soggiogarli e conquistarli. La tua gente regnava su queste terre prima ancora che fossero chiamate Bantiv, dall'alba dei tempi. Le leggi e gli dei più antichi supportano il tuo diritto al trono.
e se tu salissi al trono, la tua casata si aspetterebbe che venisse ripristinato il dominio delle tribù. Gli eserciti di Casantare sono indisciplinati, democratici, negligenti e assolutamente terrificanti in battaglia. Non conoscono limiti né mezze misure. Immaginatevi un po' i Bolton, se conoscete Game of Thrones. Io mi ero immaginato gli scozzesi però pagani, anche, tipo i Pitti, una roba così. Anche, assolutamente. Casantare ti vincola usanze e rituali antiquati e si aspetta da te una sete di sangue inestinguibile e il desiderio di rispondere a ogni insulto, non importa quanto lieve e con pronta violenza. Figli. Chi legge a casa di Liston? Vai tu. Vado io, vai tu. No, vai tu, vai tu. Casa di Liston, la casa reale, persone importanti. Sei un principe o una principessa della casata regnante di Bentiv. Sei un fratello, una sorella o un cugino dell'erede in fasce. La tua famiglia ha governato per 3 generazioni. Qualora l'erede in fasce fosse incoronato, saresti nella posizione di servire come reggente fino alla sua maggiore età. Dopodiché ci sarà una 4ª generazione di regno di Liston. Gli eserciti di casa di Liston sono ricchi e ben organizzati, con compagnie di fanti, arcieri e un'ardita cavalleria, sia leggera sia pesante. Casa di Liston ti vincola ad altissimi standard formali di onore, grazia, cavalleria e fede. Mi sono dei francesi alla guerra dei 100 anni, questo. Sì. Ah. Chi vuole leggere Casa Lunesta e il potere straniero? No, ci sono Claudio? Troppi nomi che non so leggere. Va bene, andrò con la casata Luneste, il potere straniero. Sei un principe o una principessa della casa regale di Gresh, un regno al di là del mare con una forte pretesa sul trono di Bentiv. La tua pretesa al trono è legale, non tradizionale. Per ascendere dovrai supportare la tua pretesa con le ricchezze, con la forza e convincendo i tuoi nemici più recalcitranti. Se fossi incoronato, Bentiv diventerebbe la seconda più importante provincia di Gresh. Gli eserciti di Casa Luneste sono potenti, ma devono essere trasportati via nave e sono vulnerabili in mare. Casa Luneste si aspetta che tu mantenga la tua superiorità nei confronti di tutti gli abitanti di Bentiv, sia nobili che plebei, e che tu rimanga fedele a Resce nella lingua, nella cultura, nel culto e nei valori. Mamma mia. Infine, Casa Sandoreale, gli usurpatori. Se vuoi sì. Vado, così non faccio leggere sempre te. Vai, vai. Se no lo leggo io, che è l'ultimo. Vai, vai, vai. Vai, leggi. Allora, sei un principe o una principessa della seconda grande casata di Bentiv, di grande nobiltà e di discendenza regale. 4 generazioni fa la tua casata portava la corona. È il momento che Dilleston torni a sottomettersi a voi. Con la successione di Dilleston nel caos hai visto l'opportunità di impadronirti della corona. Se fossi incoronato, però, Bentiv potrebbe precipitare nella guerra civile. Gli eserciti di Casa Sandoreale, già vasti, stanno ulteriormente accrescendosi di nuove reclute. I generali che servono sotto di te sono cavalieri d'onore e nobiltà mirabili. Casa Sandoreale, precedentemente pacificata, sta ora soffiando sulle ceneri del risentimento e dell'impazienza per tornare a regnare. Si aspetta che tu accetti la sfida, che ti unisca alla causa della casata e che ti impegni con passione nelle battaglie. Bello. Io prendo questo, insomma. C'è, no! C'è anche questo specchietto che dice che la vera storia europea è piena di persone di tutti i generi, orientamenti sessuali, etnie, religioni e abilità, dai più bassi ai più alti livelli della società. Anche se questo gioco non riflette la storia del nostro mondo, dovrebbe comunque riflettere la diversità della storia. Mentre crei e giochi il tuo personaggio, guarda oltre l'immagine convenzionale del classico principe della corona, bianco e ricco. Mi sembra una cosa buona e giusta. Esatto. Allora, quindi, torniamo alla creazione del personaggio. Dobbiamo fare a turno, ok? Aspetta, ho sbagliato pagina. Allora, a turno si introduce il proprio personaggio. Si annuncia la propria casata e il proprio nome. Ok? Dopodiché si fa un giro attorno al tavolo per scoprire le vostre qualità attraenti. Le qualità attraenti sono a pagina 5, c'è una lista. Sono esperto, combattente, atletica, bello, audace, eruente, tenebrosa, allegro, coraggiosa, cortese, devoto, istruita, energico, di buon cuore, aggraziato, benevola, spensierato, musicale, paziente, piacevole, pratico, piena di risorse, timido, costante, imponente, meditabondo, giramondo e spiritosa. Vuoi partire tu, Gabe?
visto che avevi già in mente di fare se qualcuno invece ha un'idea, tranquilli, faccio qualcos'altro. Io vorrei un generatore casuale di nomi. Il consiglio che ti dà è di partire dal tuo nome e cambiare qualche lettera. No. Allora io sono Grabe Sandoreale. Grabe Sandoreale va benissimo. Perfetto. Aspetta che sistemo qui. No, non voglio. Ora mi cambio pure il nome qui. Io ho usato un generatore di nomi casuali invece, quindi... Ottimo. Bene. E sono Ecinto della casa Antair. Com'è che ti chiami? Ecinto, con la Y. Ecinto. Ok, allora ora ti scrivo qui Ecinto. Così? Sì. Perfetto. È della casa, scusa? Antair. Antair. Poi faccio scegliere Mari prima perché tanto ho fatto tutte le varie casate, soprattutto la non est. Dov'è che le hai scritti i nomi e le case degli altri? Li ho scritti qui sotto, si leggono a malapena. Ah, quindi okay. Magari cambiate il nome qui. Infatti io lo stavo già facendo. Ok. Ma potrei essere anch'io Sandoreale oppure incasiniamo il gioco? Si può fare due persone della stessa casata. Ma non oggi. Si può fare anche oggi in realtà, semplicemente no. Sarà molto incentrato sui Sandoreale. Se vuoi fare Sandoreale io cambio, non è un problema. No, vabbè. Di solito perché... è meglio fare... più casate perché così c'è un pochino più di varietà, però in realtà non c'è un obbligo, si può anche tranquillamente fare tutti della stessa casata, però diventa un po' ridicolo. No, va bene, allora faccio Casa Luneste. Mm-hmm. E mi chiamo, vabbè, Marvin, allora, visto che devo tenere un pezzo del mio nome. Ah, che bello. Quindi abbiamo Sandoreale, Antair, Lunest e a questo punto farò Dilleston. Ci sta. Dilleston. Andiamo su Sarina Dilleston. Ottimo. Adesso dobbiamo a turno darci una qualità apparente a testa. Partiamo da Gabe. Come? Sarina. Sarina, no. Sì. Una che come Sabrina, ma senza una R. Sarina, con la R, ma senza la B. Non no, Sarina, cosa sono? Una faina? Mi do un attimo la qualità fica e poi te lo cambio. Secondo me... Allora, voglio un pregio proprio assurdo, troppo scemo. Il mio pregio è che sono tenebroso. Tenebroso. Questo è il mio pregio. Perfetto. Quali qualità attraente diamo a Grabe oltre a Tenebroso? Quindi, aspetta, giusto per capire. Ne scegliamo una per noi e poi tutti gli altri ne scelgono una. Al momento stiamo facendo quelle di Grabe. Sì, era per... Però okay, sì, esatto. Insieme scegliamo qualcos'altro. Ognuno sceglie una qualità attraente per ogni personaggio. Ok. Tenebroso, e secondo me allora ci sta anche paziente. Paziente. Mm. Allora, tenebroso, paziente e atletico. Sono proprio un bel tipo. Esatto. Un po' quindi, io quello con un muso tipo così, però per il resto molto... Perfetto. Io ci metterei anche imponente.
Sono Alucard, tipo, però vabbè. Esatto. Bene, passiamo a Decinto. Decinto. Io per prima cosa me lo aspetto... ma andiamo sul audace. Audace. E sei bello, bello, proprio bellissimo. Le qualità possono anche ripetersi tra i vari personaggi, anche se secondo me è più bello se ognuno ce l'ha un po' più diversa da tutti gli altri. Comunque per me è bello. 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 Secondo me io ho capito un po' che personaggio vuoi fare, quindi io ti dico che sei anche energico. Fantastico. E io ti butto lì una palla un po' curva, ti metterò devoto. Oh. Temevo di buon cuore. Temevi. Ti rompeva il gioco. Temevo di buon cuore. Ma no, poi a Phoenix li buttiamo solo palle curve, mi raccomando, deve essere tipo devoto di buon cuore. Vai Mari. Allora, io vabbè, dai, sono già anche straniero, io parto come giramondo. Perfetto, allora tu dove eri già? Eri qua, quindi giramondo, poi. Allora, mi sento divertente, quindi musicale. Cavolo vuol dire musicale? Che suoni? Che suoni? Sono i campanelli di notte, pieno di risorse. Se uso il maschile o... Uso il maschile, sì, grazie. Risorse. E io ti metterò... Spensierato. Bene. E ora tocca a me. Tocca a me, quindi... un poco... Metterò istruita. Poi? Timida. Oh, ok. Una bella palla curva, ma curva, imponente. Oh. Che con timida è proprio... Nice. Com'è che si chiama l'app per le carte, Triex? Che lo scrivo? Playingcards.io. Oh, ma io invece mi vendico con musicale. Così ce l'abbiamo in due, vediamo cosa succede. Musicale, ottimo. Cavolo, ora quindi sarete alleati per forza. Gli unici due che ne capiscono di musica in questo mondo. Ci trovate in un angolo a suonare. Plum, plum, plum. Perfetto, allora, abbiamo fatto i nostri personaggi. E quindi come funziona il gioco? Allora, faremo a turno, nel proprio turno sceglieremo un incontro, poi vi faccio vedere la lista degli incontri e basterà andare a leggere come si gioca quell'incontro. L'obiettivo del gioco è di magnificare la nostra casata e ascendere al trono, ok? Noi stiamo giocando per il bene della nostra casata. Cominceremo la partita con intrighi e adunate, che è un tipo particolare di incontro, e termineremo con finale l'incoronazione. Quando giocheremo il finale l'incoronazione, useremo tutta la nostra mano di carte per sostenere il nostro diritto al trono e determinare la fortuna nella nostra casata nei tempi a venire. Ci farà comodo una mano con molte figure, inclusi gli assi, e carte di semi diversi. Ok, quindi vogliamo avere alla fine della giocata più figure, assi e più semi. Esattamente. Anche i jack e i due sono importanti nel finale perché permettono di lanciare le sfighe. Ok, perfetto.
Quindi, allora, vediamo chi inizia. Tutti scoprono la carta più alta dalla propria mano. Ok, quindi la mettiamo sul tavolo, no? Ti esatto. Faccio però una domanda. L'asso è più alto del re o no? L'asso è più alto del re. Ok. E in caso di pareggio, cuori batte quadri, che batte fiori, che batte picche. Allora, io la come metto quando fuori piove. Dabe. Esatto. Allora, io metterò qua la mia e la mostro. Ok? E quindi vince Esinto. Esatto, Esinto vince. Ognuno si riprende la propria carta. Dopodiché, al vostro turno scegliete un incontro. Un'altra cosa importante, se vi ritrovate ad avere meno di due carte in mano, pescate fino ad averne due. Se vi trovate ad avere più di cinque carte in mano, scartate fino ad averne cinque. A scelta nostra, scartiamolo. Esatto. E una regola, la regola generale è, in qualsiasi momento del gioco potete semplicemente leggere ciò che è scritto parola con parola e okay. Riempire con la vostra immaginazione le cose che sono lasciate in sospeso. Perfetto. Altrimenti potete anche improvvisare, ma bisogna sempre cercare di trasmettere il senso di quello che è scritto e cercare di non contraddirlo. In particolare, visto che siamo in una live, se anche volete improvvisare, prima leggete quello che c'è scritto e poi improvvisate. Così okay. Almeno facciamo vedere come è fatto il gioco effettivamente. Mm-hmm. I vostri doveri sono di giocare in maniera semplice, giocare onestamente e lasciare che gli altri decidano per sé. Che secondo me dovrebbero essere sempre a qualunque gioco tu stai facendo, anche a rubazzetto, funziona. E se non sapete quale incontro proporre, entro gli adunate è una buona scelta. Si comincia con questo comunque, no? Sì. Se sapete con chi volete giocare ma siete indecisi, proponete ritrovarsi. Quando qualcuno vi chiede qualcosa sul vostro personaggio o sulla situazione corrente, rispondete. Se non conoscete la risposta, inventate. Se non vi viene in mente niente, potete chiedere suggerimenti. Vabbè, se vi accorgete di aver sbagliato una regola, provate a seguire il flusso del gioco e non bloccate tutto il gioco per cercare di capire come funziona la regola. Poi, essere uccisi. È possibile che il vostro personaggio venga ucciso durante il gioco. Non succederà per caso, sarete sempre in grado di accorgervi quando le vostre decisioni potrebbero portare in quella direzione, ma potrebbe succedere. In questo caso si continua a giocare come personaggio, ma nel proprio turno si sceglie sempre in intrighi adunate. Dopo aver fatto un giro di tavolo completo, chiunque può decidere di far terminare la partita scegliendo il finale e l'incoronazione. Ok. Bene. Oppure si può continuare finché non pensiamo di avere le carte giuste, no? Esatto. Fino alle 3 del mattino. Allora, intanto vi faccio vedere un attimo come sono fatti gli incontri e anche quello che fanno. Intrighi adunate serve per introdurre eventi che riguardano un'altra casata o pescare e scartare carte all'altra casata. Mm. Ritrovarsi è un incontro se vuoi fare qualcosa con una certa casata ma non sai quale, porta automaticamente a un altro incontro che deciderete assieme. Una conversazione a tavola permette di chiacchierare con le altre casate e puoi utilizzarlo per rischiare la tua carta più alta per ottenere la carta più alta di qualcun altro. Per esempio, ora il primo a scegliere sarà Ecinto. Ma se fosse qualcun altro potrebbe voler fare una conversazione a tavola con Ecinto, perché c'ha una carta alta. Certo. O con Marvin, che comunque c'ha un re. Esatto. Un ballo, se vuoi scambiare passi di danza con l'altra casata, se vuoi rischiare la tua carta più alta per ottenere la carta più alta di qualcun altro. Rubare del tempo per noi. Scegli questo incontro se vuoi passare del tempo in intimità con un'altra casata, se vuoi rischiare di mostrare le tue carte per la possibilità di vedere quelle dell'altra casata. È anche estremamente tattico, secondo me, come tipo di gioco. Un disaccordo animato. Scegli questo incontro se vuoi fare una discussione con un'altra casata o se vuoi rischiare di scartare la tua carta più alta per pescare una in più. Un inseguimento. Scegli questo incontro se vuoi inseguire
o fuggire a un'alta casata, o se vuoi rischiare di mostrare le tue carte per la possibilità di vedere quella dell'alta casata. Perfetto. Un incontro fil di spada. Scegli questo incontro se vuoi incrociare la tua spada con un'alta casata, o se vuoi rischiare la tua carta più alta per ottenere la carta più alta dell'avversario. Infine, non infine, risolve una disputa. Scegli questo incontro se vuoi risolvere una disputa con un'altra casata, o se vuoi competere per ottenere una carta alta dal mazzo. Mm-hmm. Guerra. Scegli questo incontro se vuoi condurre una guerra contro un'altra casata, o se vuoi spendere carte per riuscire a ottenerne di nuove. Infine, finale di incoronazione. Scegli questo incontro per concludere il gioco. Allora, queste sono in ordine di intensità dell'azione, cioè da una conversazione a tavola fino alla guerra. Certo. Un modo per decidere è assolutamente basarsi sulla fiction. Nel senso, se c'è una disputa da risolvere, si va su risolvere una disputa. Ma potrebbe essere risolvere una disputa o direttamente guerra, o un incontro fil di spada. Ci sono... anche seguendo la fiction ci sono comunque sempre diverse scelte che si possono fare. È difficile che ci sia una scelta obbligata. Bello, bello, bello. Bene. E quindi scegliere la Claudio, no? Sì, sì, avevo un'ultima domanda, perché vedo che i semi sono in ordini diversi a seconda della... Esatto, sì. Quegli ordini lì servono per decidere i pareggi. Cioè, durante una conversazione a tavola... Cuori batte fiori, che batte quadri, che batte picche. Perfetto. Ok. Ah, interessante, quindi uno potrebbe anche giocare pensando, vabbè, ma io sono forte nelle picche, quindi devo andare a fare le cose di picche. Tipo, okay. Però comunque è solo in caso di carta pareggio più alta che pareggia. Quindi... Perfetto, chiarissimo. Perfetto. Bene. E io devo partire per forza dal... Intriga donata, esatto. E pesca la carta, giusto? Allora, andiamo a leggere come funziona Intriga Donate, che dice: preparazione, pesca una carta solo tu, quindi pesca una carta. Perfetto. Pescata. Allora, dice, scegli la lista della casata di un altro giocatore, non la tua, perché rappresenti la tua casata ma non la comandi. Scegli un evento dalla lista e leggilo ad alta voce. Scegli casualmente o consapevolmente, ma non stare a discuterne. Qualsiasi opzione tu abbia scelto, scegli le istruzioni. Se queste risultano ambigue per qualche ragione, risolvi l'ambiguità nella maniera che ritieni più consona. Certo. Quindi puoi prendere dalla lista di trighe donate per casa Antire, per casa Dilleston, per casa Luneste o Sandoreale. E per casa Sandoreale. No, in realtà no. Non Antire, esatto. Ah, ok. Devi scegliere di un altro giocatore. Va bene, e andrò a scegliere casa Sandoreale, perché sono gli usurpatori e non si meritano di vivere. Giusto. Che sta assediando la fortezza di casa Dilleston a Tal, mentre casa Oak, corrotta, non agisce. Imponi a casa Sandoreale di pescare, rivelare e scartare una carta a caso dalla mano di casa Dilleston, e poi scegliere rivelare una carta dalla propria mano e darla a casa Oak. Perfetto. Quindi io posso dire, voglio cara Sarina, giusto? Femminile? Sarina, sì. Cara Sarina Dilleston, che scarti la seconda carta che hai in mano. Cioè, io non le vedo, quindi. Ah, sì. La devi rivelare prima, no? Sì. Ok, perfetto. Ha un 4 di picche. Grazie. Non me ne faccio poi io devo scartare una carta rivelandola, perché dovrei darla alla casa esatto, sì. Che non c'è. Quindi che non c'è. Esatto, sì, la scarti. È il motivo per cui l'ho scelta questa, per farti scartare delle carte. Mi sembra giusto. Perfetto. E poi va ruolata oppure semplicemente un evento che sappiamo che è successo? Questo è un evento che sappiamo che è successo. Perfetto. Intriga Donate serve per introdurre questi eventi. Perfetto. Adesso tocca alla prossima persona, non so come vogliamo fare il giro, visto che siamo in... Facciamo Claudio, Mari, io, te, andiamo a... Ha senso. Allora, Marvin, ora sta a te. Sai che è successa questa cosa, quindi se vuoi ci puoi giocare sopra.
Oppure può fare un'altra pregradunata se vuole. Assolutamente, hai tutta la libertà. Di solito intrighi e adunate si fa una o due volte, cioè non è che stai tutto il tempo a fare intrighi e adunate. Allora, ma io farei una conversazione a tavola. Iniziamo schisci. Allora, dove è pagina? Andiamo a prendere una conversazione a tavola. 14. Scegli uno degli altri giocatori per essere la tua controparte nella conversazione. Decidete insieme come vi siete trovati a mangiare assieme. E io direi che sceglierei proprio Sarina Dilleston. Sarina Dilleston, perfetto. Allora, come ci siamo trovati a mangiare? E chi altri abbiamo invitato? Allora, come ci siamo trovati a mangiare insieme? Tu sei Marvin Luneste, io sono Sarina Dilleston, quindi tu sei... sono straniero e ricco. Probabilmente siamo quindi nella mia dimora. Secondo una delle mie dimore, perché non ne avrò mica una, cioè, cosa siamo dei pezzenti. E il motivo per cui ci siamo trovati a mangiare insieme... Voi siete stati attaccati, sì? Assediati, e quindi secondo me io sono venuto a porgere magari il mio aiuto, o vedere com'è la situazione. Ci sta, perfetto. Secondo me siamo comunque lontani da dove è successo il casino, perché altrimenti non staremmo mangiando. Beh sì, no, certo, non andiamo nel fango. Sì, no, nel senso anche proprio in un'altra zona del... Ok, va bene. Allora, c'è qualcun altro che abbiamo invitato o siamo solo noi? È casa tua, dimmi tu. Considerando... Aspetta, che... recupero esattamente cosa è successo. Esatto. Qual è che era esattamente, Claudio? La mia casata Sandoreale. Vai. La mia casata Sandoreale ha assediato una roccaforte di casa Dilleston, e i vassali di casa Dilleston, che non ci sono, gli Hawk, sono stati zitti perché li abbiamo corrotti. Esatto, quindi semplicemente no, cioè casa Sandoreale ovviamente non è invitata. E non ho motivo di invitare gli Entire, quindi siamo solo noi. Okay. E probabilmente anche, io mi immagino, una cena molto intima, ci saranno soltanto tipo una quindicina di servitori. Ok, siamo ai due lati di quei lunghissimi tavoli, vero? Esatto. Okay. Allora, tutti i presenti pescano una carta, quindi andiamo e peschiamo una carta. Aspetta che se peschiamo insieme non pesco, ok. Chiedetevi reciprocamente come mi appari, qual è il tuo umore. Allora, tu come mi appari? Ma io sono piuttosto rilassato, perché sono qua a offrire il mio aiuto, in realtà un po' a tastare il terreno di anche come siete voi nei confronti di quello che è successo. Quindi è una di quelle cene un po' informali, ma dove ci si sta prendendo un po' le misure a vicenda. Sì, e quindi io porto, cioè sono molto rilassato all'apparenza, e il mio umore è abbastanza tranquillo, sono qua in fase esplorativa, diciamo, ben disposto, tranquillo. Ok, sì, quindi Sarina indosserà dei vestiti che non sono tipo da gala, sono vestiti appunto informali, che significano comunque che costano tipo quanto uno stipendio di una persona per 3 anni. Però appunto molto, molto semplici in realtà, sono decorati con lo stemma della casata Dilleston, che al momento penso che sia tipo, mi viene da pensare tipo una rocca, cioè tipo un castello grigio su sfondo tipo giallo, qualcosa del genere. Okay. Solido è il giallo per loro. E
diversi gioielli, ma nulla che non sia, cioè, molto elegante, ma non da gala. Da una cena da tutti i giorni. Il suo umore è... riesce a intravedere un velo di preoccupazione, anche se comunque mantiene la faccia molto calma. Ok. Io non ho descritto molto come apparivo. Io, secondo me, anch'io sono molto elegante, ma cioè, quello che ho addosso costa un'ira di Dio, ma l'apparenza è molto molto semplice. Mm-hmm. Quindi ho i vestiti molto chiari, io ho la pelle scura e i vestiti molto chiari. E l'idea è, sai quei completi sartoriali impeccabili? Mm-hmm. Però su un abito chiaro, un po' più fantasy. Perfetto. E, secondo me, mi scuso anche di essere vestito in maniera così semplice per questo incontro. Allora, continuiamo. Rivelate, sì, la carta più alta dalla vostra mano. Che è il re di prima. E per me invece è questa. La regina. Prendete nota di chi ha mostrato la carta più bassa, quindi rimescolate tutte le carte insieme in un mazzetto coperto. Quindi le mettiamo qui. Ok, ah bravo, grazie, che me le sposti tu. E poi le mescoleremo. Non so come si fa a mescolarle, come si mescolano. Cioè, mi ricordavo che c'era un modo per mescolarle, ma non lo ricordo più. Beh, se le spargiamo e le giriamo, sì, finché non sapere, però si girano. Un casino. Forse ci dovrei mettere tipo un pulsante lì per... Vabbè, lo fa Gabe mentre noi non guardiamo. Noi non guardiamo. E io ho detto, rimesco le vostre carte? Sì. Sì. Durante il pasto, chiunque, quindi anche Gabe e Claudio, possono chiedere dettagli sull'ambiente, sull'occasione, sulle circostanze. Perfetto. E come funziona? Funziona così. Procedete a turno con i giocatori presenti. Chi ha mostrato la carta più bassa ottiene il primo turno, quindi io ottengo il primo turno. Nel tuo turno scegli uno o più partner per conversare, scegli un'azione. Uno, poni una domanda tematica. Le domande tematiche sono a pagina dopo. Vista. Intraprendi una conversazione improvvisata, passa dicendo qualcosa sul cibo o lascia la conversazione e segnala che non vi prenderai più parte. Che bello il tipo che parla del tempo e quello che passa, tipo, ma comunque, esatto, non ci sono più le mie stagioni. E terminata la conversazione, quando un qualunque giocatore dichiara che la conversazione è finita e un qualunque altro giocatore lo conferma. A quel punto si rimescolano le carte e ognuno si prende una carta a caso. Allora, direi che inizio io. Mm-hmm. Allora, mentre siamo lì, io mi immagino che è già un tot che stiamo mangiando e finora abbiamo conversato praticamente del più e del meno, convenevoli. Ok. E adesso qualcosa tradisce le tue vere intenzioni ai miei occhi. Che cos'è? Questa è una delle domande tematiche che c'è sul libretto. A questo punto dovresti probabilmente inventarti quali sono le tue intenzioni. Sto cercando di pensare. Le mie intenzioni, dove sono, voi siete, ricordo. Noi siamo praticamente la casata regnante. Il re era Villeston, il re è morto, okay, il suo erede è okay. Un bambino di, penso, tipo 6 mesi. E al momento i Sandoriali ci hanno attaccato. Ok. Secondo me io mi sono fatto scappare un po' troppo poco diplomaticamente,
che noi siamo qua per offrirvi il nostro aiuto economico. Anzi, te lo dico proprio così. E quindi noi siamo qua per offrirvi i mezzi per contrastare il Sando Reale, ma sappiamo bene che il regno non può essere sempre in mano alle stesse persone, perché sennò il potere inizia a stagnare. Quindi io sono troppo esplicito in quello che sto dicendo. Madonna, sì. Sì. E quindi tu forse, non lo so come reagisci, dipende. Intanto tocca a te. Intanto tocca a me. E io ne avevo vista una. Ti senti loquace? Eh no, sono già stato troppo loquace. Ma, cioè, allora, uno fa un passo falso, poi cerca di... Beh, io direi che spero di trovare un terreno comune con te riguardo a, diciamo, un'alleanza contro il Sando Reale. Ok. Poi a scalzarti dal trono ci penserò dopo. Giusto. Chiaro. A questo punto io... Allora, sicuramente riesci a trovare questa cosa, perché io a questo punto probabilmente mi lancio in un qualche rant sul fatto che i Sando Reale sono tipo tremendi. Delle bestie. Sono delle bestie. Cioè, voglio dire, noi siamo qui, cerchiamo di regnare, siamo pure nel periodo di lutto e loro ci attaccano. Ma scusa, ma che... Ma che... A questo punto è la mia volta. E niente, credo che mi lancerò in un pezzo di conversazione improvvisata, dicendo in questo momento il regno, cioè il trono. La vostra conversazione coinvolge in maniera sostanziale una delle casate, la mia. È vero, in sì. Maniera sostanziale, sì. Quindi posso contribuire al mazzetto coperto con la più alta carta della mia mano, no? Esatto, e quindi in caso ti puoi pigliare, cioè tu non fai niente, però in caso ti puoi pigliare la carta. E che scherziamo subito. Effettivamente però, ti stiamo però questo pugnalando punto, alle spalle. Le carte deve essere Claudio. Esatto. Claudio, mescola le carte mentre noi non guardiamo. Mescolerò le carte. Comunque, ti dirò, dicevo, intraprendo una conversazione improvvisata e ti dirò sostanzialmente siamo disponibili a indebitarci per ottenere il vostro supporto, okay. Le vostre truppe. Per quanto riguarda chi regnerà, non credo che né io né te siamo in posizione di prendere questa decisione da soli. Quindi ti prego di rimanere sul tema di soldi e soldati. Mi sto rendendo conto che non la sto giocando molto timida. Infatti, bella. Ma e poi passi un ventaglio davanti alla bocca. C'è un problema se sei un politico medievale. Esatto, cercherò di rimediare in altri momenti. Però c'è da dire che sei a casa tua, alla tua tavola, quindi cioè, esatto. Non è che sei in mezzo a di fronte a una folla. Vai Marvin, ci sta. Tocca a te, è la tua volta. È la mia volta. Ma poi come la chiudiamo questa cosa? Quando decidiamo che okay. Non abbiamo più niente da dirci. Volendo puoi farlo anche adesso, tipo dici, boom, basta. Ma sì, io direi di sì. E quindi io ti dico, ma senz'altro, però
Adesso raccontami l'ultima opera che sei andata a vedere e attacchiamo a parlare di musica e cibo e... Anche perché vi capite. Perfetto. Esatto, sì. Perfetto. Esatto. Perché io ho ottenuto in realtà quello che mi interessava, quindi che voi accettaste il nostro denaro indebitandovi. Allora, Zan zan. prendiamoci una carta a caso. Io prendo l'ultima, prendete pure voi. Non farò commenti sulla carta che mi è arrivata. Ora tocca a Sei me, di giusto? bastoni, Tocca a ma te, non ci sono esatto. queste carte. Allora, anch'io mi faccio una conversazione a tavola, e ovviamente me la faccio con Esinto, che è un lui, Ah, giusto? ok, perfetto. Sì, Esinto è un lui. Allora, se tu sei d'accordo, Claudio, io vorrei essere venuto nelle tue terre. Ok. Credo di averla presa molto alla larga, tipo sono andato ad alloggiare con alcuni dei uomini vicino al villaggio che gestisce, alla città che gestisce, penso più villaggio perché proprio delle tribù da quello che ho visto. Ho aspettato che tu mi invitassi, sapendo Va che di andare bene. con i cortesi. E poi quando mi hai invitato mi sono presentato giustamente da te. Più che un villaggio, ti ho invitato sul bordo della scogliera, in un posto che si chiama Alto Scoglio, a prendere a fare un tipico pasto della casa Antair, in cui non ci sono servitori, non ci sono guardie, si mangia in un luogo pericoloso, perché solo così si mette veramente a nudo il proprio animo, in una situazione in cui tutti rischiano di morire. Al tramonto. Bello. Adoro. E allora quindi mi reco lì da solo, lasciando il mio entourage in zona, insomma, mano là. Immagino di essere alto, sono grosso, cioè proprio potente, con i capelli lunghi, neri, tenuti tipo con un nastro, con un fiocco viola, vesto tipo di quel viola scuro un po' Targaryen. Finché non parlo, ho l'aria della persona che potrebbe farti del male solo per divertirsi. Però poi quando parlo sono tipo, ehi, ciao, come stai? Ho più o meno studiato le formalità di Casa Antair, quindi cerco di presentarmi come si conviene, però secondo me le vostre formalità sono molto lontane dalle mie, quindi è possibile che sbagli qualcosa. Questo nel come ti appaio. Come umore, Ok. tranquillissimo. Tizio in vacanza. Ok. E sinto da parte sua, oltre a essere bello bello in modo assurdo, quando tu arrivi lo vedi che è praticamente sul bordo della scogliera, ha una gamba alzata appoggiata su un sasso, sta guardando l'orizzonte, il vento sta un po' smuovendo i lunghi capelli bianchi e ricci che ha. E tutta la casa intera ha i capelli bianchi e ricci. Si nota la spada a due mani che è riposta lontano dal tavolo, ma abbastanza vicino nel caso tu faccia qualcosa da tagliarti la testa, come da tradizione della casa intera. Che altro? La mia presenza è proprio quella di qualcuno pronto ad agire più che a parlare. E sono anche molto giovane perché non avrò più di 22 anni. Io penso di essere poco più, ti avrò 25-26, il che penso che per un mondo medievale uomo fatto e finito, pronto a morire dentro un posto, però insomma. Una domanda, io penso di essere vestito uguale a Marvin, proprio stesso sarto, quindi, però viola, non so come sei, quanto sono diversi i tuoi costumi proprio dai miei. I miei sono molto diversi. Io sono vestito di cuoio pratico e robusto, senza tanti fronzoli, con una però rosa incisa nel cuoio, che è il simbolo di Esinto, non della casata. Ah, figo, figo. Io il simbolo della mia casata invece non ce l'ho, forse ce l'ho tipo su una delle mie daghe, perché sono un tizio da daghe, ed è un cuore nero.
una roba così. Quanto sei emo, va bene. Ok, ora allora dobbiamo rivelare la carta più alta della nostra mano. E poi li facciamo rimescolare. E in questo momento la carta più alta della mia mano l'ho appena fregata a qualcuno e quindi era bellissima. Beh, la mia la sapevate già, qual era la carta più alta, quindi... Esatto, e poi la facciamo rimescolare a Trix, direi, in questo momento. Sì. Quindi la mia è più bassa della tua. E dunque ho il primo turno io, giusto? E allora io intraprendo una conversazione improvvisata su uno dei possibili argomenti che sono lì, che secondo me è così assurdo che lo devo buttare. Cioè, l'invalidità legale delle pretese sulla corona della mia casata. E cosa dici? Quindi io mi siedo lì con te, e sinto, e mangio quello che mi offri, e dopo averti detto che è veramente particolare il tuo cibo, senza espormi, tipo, lo sto mangiando, però insomma... Dico, beh, tu immagini comunque perché la mia casata sia qui. Cioè, lì, e indico verso la vallata dove c'è l'assedio in corso. Sì, beh, il motivo della tua presenza qui mi sembra ovvio. È il mio motivo che forse non è così ovvio. Pensavo volessi offrirmi da mangiare vicino a una bella scogliera. Sì. Passa una è una... è una delle cose che faremo questa sera. L'altra è risolvere alcune, come le chiamate voi a corte, dispute. Sì, lascia che ti spieghi qual è la mia posizione personale. Poi ti dirò qual è la posizione della mia casata, a cui ovviamente io obbedirò. La mia casata vuole il trono, ma sono 4 generazioni che Isandor Reale non hanno il trono. Questo rende la nostra posizione non molto valida in questo momento. Però la mia casata ha l'esercito più potente di tutti. Non a caso anche gli Hawk sono rimasti nel loro castello a guardare le loro spade e lucidarsele, invece di andare a combattere contro di noi. E questo vuol dire che ci sarà un bagno di sangue. Perché i Dillestone non si piegheranno, loro non sanno farlo, sai? Cioè, provano a piegarsi, ma non hanno le ginocchia. Quindi, in questo bagno di sangue, in cui io non ho voglia di bagnarmi, ma sono obbligato a farlo, mi piacerebbe molto cercare di capire in che modo evitare di incrociare le spade con la vostra casata. E passo il turno a te. Io ho la domanda tematica perfetta, perché mi sento magnanimo, che favore vuoi chiedermi? E proprio te lo dico, cioè sono molto letterale e molto schietto in quello che faccio e ti dico, ok, mi è chiaro il perché hai chiesto di venire qui e perché hai trascinato me su questa scogliera, quindi tagliamo corto e dimmi perché vuoi il mio aiuto. In questo momento la situazione è abbastanza problematica, nel senso che noi siamo in grado di eliminare i Dillestone e i loro vassalli, però ci sono i Luneste in giro. E se c'è una cosa su cui io e te siamo d'accordo, suppongo, oltre che questa vista è bellissima, è il fatto che i Luneste sono stranieri, veramente stranieri, non rispetteranno né le mie usanze, né le tue usanze, né quelle degli altri. E noi non possiamo combattere con i Dillestone mentre i Luneste ci arrivano alle spalle. Ho bisogno solo che voi guardiate le nostre spalle, che poi è anche un modo per guardare le vostre spalle. E quindi io passo e quello che ti dico è spero di convincerti a dare noia a casata Luneste. Posso farcela? Puoi farcela. Puoi farcela. E vedi che quando inizi a parlare delle usanze che non verranno rispettate, i miei occhi un po' si infiammano perché io metto la mano sulla rosa che ho inciso nel cuoio e una cosa che tu probabilmente sai in quanto comunque uomo di alto lignaggio e probabilmente anche interessato a ottenere il nostro favore,
La rosa è il simbolo anche di uno degli dei che veneriamo, gli antichi dei di queste terre, che rappresenta due cose: la bellezza del mondo e la sua crudeltà. È il motivo per cui io ho scelto la rosa come simbolo della... mio, praticamente. E quindi metto la mano sulla rosa e dico: effettivamente questi pagani non capiranno mai quanto queste terre sono legate all'antico sangue che le ha fondate. Però, e qua mi gioco l'altra mia cosa, ho bisogno che tu ti chiarisca su qualche cosa. Mm-hmm. Per la precisione, ti dico, però ho bisogno di capire che cosa ne sarà della casata d'Illeston una volta che avremo liberato le terre dagli stranieri. Allora, intanto sono felice che ci siamo trovati su questo, perché i runeste sono il deserto, e nel deserto i cuori appassiscono e inaridiscono, guardano la mia daga, e le rose non fioriscono, quindi loro sono un problema da eliminare. Riguardo la casa di Illeston, succederà quello che succede in questi casi. Uccideremo tutti gli uomini maggiorenni, sposeremo le loro donne, suppongo. Cioè, non io. I miei, sì. Non sono tipo da matrimonio. E ti tutto guardo. Questo. Ti guardo come ti può guardare un uomo tenebroso. Tutto questo a me interessa molto poco. Mi interessa solo che ci libereremo delle sterpaglie. Vino? Vino. E passo. Vino. Passo la serata con te, proprio chiacchierando nel piede del mare. Faccio anche tardi, penso, finché poi non è si può andare. Allora, nel frattempo io ho aggiunto il pulsante shuffle, quindi possiamo tipo... mettere le carte lì e shuffolarle. Ah, esatto, quindi pigliatevele okay. Pure. Vai pure tu, Claudio. Non so se conveniva che mettevo una carta anch'io, visto che parlavate di me. Vai. E anche di me, forse. Sì, abbiamo parlato di tutti. Abbiamo parlato di tutti, tranne degli Oak che non si meritano nemmeno le nostre parole. Li abbiamo nominati pure, però. Un attimo. Tu, che... io non li ho nominati. L'ho messa. Vedere... Sì, sì, volevo solo vedere, perché non mi ricordo cosa batte cosa. Poi batte... Cuori, fiori, quadri, picche. Comunque vai. Figo, figo, eh? Shuffle. Sia la scena che il gioco. Perfetto. Prendo io. Io non ho ancora preso. Okay. Allora, gente, io parto subito con una un rincontrarsi con Gabe. Che la pagina? 12. Ora lo recupero. 12. Scegli uno degli altri giocatori. I vostri personaggi li stanno incontrando nuovamente dopo non essersi visti per qualche tempo. Decidiamo assieme dove ci stanno incontrando con una di queste opzioni. Secondo me siamo nei possedimenti di un'altra famiglia, entrambi ospiti, perché non penso che ci incontriamo né da me né da casa mia né a casa tua. C'è anche l'opzione siamo in un accampamento militare, ci incontriamo come capitani di guerra, come nemici in tregua. Mi piacciono tutte e due. O ci incontriamo con Unici in Trego o ci incontriamo nei territori di Claudio? Allora, mi piace nei territori degli Antair. Tipo neutrale probabilmente per tipo negoziare, eccetera. Perfetto. Quindi, come mi appari? Secondo me ti appaio come sempre estremamente tranquillo, come se avessi esercitato la mia tranquillità ma dentro avessi il vulcano, no? Mm-hmm. Allora, io se c'è qualcosa nella mia tranquillità che non va. Ecco. Io invece non sono nel mio ambiente, ci incontriamo secondo me fuori, cioè, tipo che io sono appena arrivata a cavallo. E tu
probabilmente anche. Mm-hmm. Io sono anche un po' goffo, non sono abituato a stare fuori, di solito sto tipo in casa ricoperto dai libri, mm-hmm. e quindi sono anche un po' impacciata. Secondo me c'è stata una scena tipo i miei uomini e i tuoi uomini si sono guardati e io guarderei i miei uomini e ho detto qualcosa tipo non possiamo versare del sangue a casa degli Antair, poi ci parlate voi con loro, quindi anche starete se, anche e... se agli Antair andrebbe bene poi. Non senza il loro permesso, esatto, e vengo vicino a te a cavallo, esatto, cioè gli Antair non sono qui in questo momento, quindi sarebbe scortese combattere almeno invitateci se dovete fare queste cose. Domanda di ritrovo: quando ci siamo visti l'ultima volta? Esatto. Allora aspetta, andiamo in ordine. Ah sì, avevo saltato un paragrafo. Inizio per primo, poni alla tua controparte la domanda di apertura. La controparte risponde liberamente, quindi sceglie una delle domande del ritrovo da porre a te. Quindi, la domanda di apertura è: quando ci siamo visti l'ultima volta? Secondo me un anno prima della morte del re, quando tutto questo era inconcepibile, perché io penso che il re, tuo parente, il Dillaston, è morto all'improvviso, senza che si aspettasse nessuno, forse manco noi. Quindi eravamo proprio tranquillissimi, sì, l'ultima volta che ci siamo visti. Sì. Un evento, sarà stato un ballo, forse. Ci sta, ottimo. Allora, io devo scegliere tra le domande del ritrovo, che sono tutte molto belle. La fai tu a me, giusto? La faccio io a te. Allora, ero così innamorata di te allora e mi chiedo se lo sono ancora. Sei ancora così tenebroso come lo eri allora? Mamma mia, sono un corvo. Ok. Ora te ne devo porre una io. No, ora tu devi farmi una delle offerte di chiusura. Direi che continuiamo con rubare del tempo per noi. Va benissimo. Perfetto. Perché sono un po' piacione. E allora andiamo a rubare del tempo per noi. Quindi andiamo a pagina 18. 18. Allora, scegli uno degli altri giocatori come perde nella liaison, decidete assieme come siete arrivati a rubare del tempo per voi, decidete assieme anche se la vostra relazione è illecita sotto un qualsiasi aspetto, in tal caso cosa potrebbe accadere se veniste scoperti? Beh, la prima è facile, cioè quella sera ci siamo accampati vicini. Guarda, se posso andare sul... Intanto, Ecinto, che tipo di magione è questa? Intanto non la chiamerei magione, perché non abbiamo magioni nel senso stretto. Sono più delle fortezze pratiche, molto facili da proteggere, perché sono sempre arroccate su qualche cosa, piccole, fredde, poco ospitali, eppure... Un luogo romantico. Eppure, sì, perché in realtà si trovano tutte in posti che, appunto, essendo arroccati in alto, sono molto intimi, perché è difficile arrivarci anche per i soldati, e hanno sempre una bellissima vista, perché cioè, sono le montagne davanti oppure il mare davanti, in questo caso direi delle montagne. Vabbè, ma che posto. Allora, io propongo tipo che ci troviamo tipo su un muraglione con tipo il 300 metri di vuoto da una parte e solo un muro dall'altra. E c'è tipo il vento e la luna enorme. Perfetto. E la nostra relazione è illecita, sì. Secondo me sì, decisamente illecita, perché la nostra famiglia in questo momento non può avere scambi che non siano con coltelli dentro i corpi gli uni degli altri.
Esatto. Cosa potrebbe accadere se venissimo scoperti? Secondo me rischieremmo entrambi di avere un sacco di discussioni con le nostre casate. Ok. Più che altro. Allora, tu e la tua controparte pescate una carta ciascuno e vi chiedete reciprocamente come mi appari e qual è il tuo umore. Non dobbiamo mostrarla, non la prendiamo e basta. Esatto. Vai, prendi la tua e poi la prendo io. Perfetto. Okay. E quindi, come mi appari? Come ti sei vestito per l'occasione? Allora, secondo me non mi sono cambiato perché è quella giornata lì, no? Sì. Quindi ho ancora il vestito con cui mi sono incontrato con Esinto, ho un mantello in più perché fa freddo, immagino, di sera. Di quelli tipo caldi, belli, fatti con la pelle di innumerevoli animaletti. Il mio umore è lugubre, perché a volte sono... Cioè, si vede che sono tipo contento di stare qui con te, però c'è qualcosa che non va, come se stessi pensando, beh, però purtroppo ti dovrò uccidere tra un po' di giorni, quindi... Però vediamoci questo momento, cioè questo tipo di streben, cioè. E tu invece come mi appari e qual è il tuo umore? Allora, io sono... Non si capisce se sono contenta di essere qui, anche se ti ho chiesto io di venire qui, però sembra che tipo sia molto spaventata. Come sono vestita? Allora, sotto ho tipo un vestito abbastanza elegante, io mi sono cambiata, non puzzo come te. Anche, sono elegante sempre, quindi. Anche io ho un mantello, però non è abbastanza. Vedi che comunque sto tremando. Allora, conversate come volete, con spontaneità. Durante la conversazione ognuno di voi può, quando vuole, iniziare uno scambio facendo una proposta. L'altro può rispondere alla proposta per concludere lo scambio. Ritornate quindi alla conversazione o passate allo scambio successivo a vostro piacimento. Perfetto, allora comincio con una cosa tipo... Aspetta, prima è importante dire come si conclude. Continuate la vostra conversazione, i vostri scambi, finché non vi separate, non cala il sipario o non venite interrotti da qualcuno. E ci sono due modi in cui potreste essere interrotti da qualcuno. Primo, se uno sceglie una delle risposte che dice veniamo improvvisamente interrotti. E secondo, in qualsiasi momento dopo il terzo scambio, qualsiasi giocatore può interrompere dichiarando che qualcun altro entra in scena. Ok? Perfetto. E poi quando ci separiamo ci sono varie regole, vedo. Allora io comincio parlando tranquillamente e ti dico, questi panorami ti piacevano un sacco, mi ricordo che hai un sacco di quadri. Mi piacciono ancora e continuo a dipingere. Sono musicale, però vabbè, dipingere artistica. Artistica, esatto. In realtà in quel momento tipo io ti recito tipo una delle poesie che ho scritto, che parla praticamente di un corvo che aspetta che il sole tramonti. Una di quelle poesie tipo... Strane. Allora, l'ascolto sempre con quella faccia lugubrissima e poi alla fine tocco la tua mano. Posso? Allora. Puoi, ma prima vorrei che tu mi dessi il tuo mantello. Lo farai? Sì, senza dubbio. Quindi... Tolgo il mantello, comunque te lo metto appena hai finito di recitare... la poesia dico una cosa tipo non puoi morire di freddo, sarebbe un peccato, e io chiaramente dico no, ma non è giusto, tu non puoi rimanere qui con soltanto i tuoi bicipiti. Rido e credo che ti sfioro la punta delle tue dita. Posso? Mm-hmm.
Fammi vedere le risposte. Puoi, ma solo per un istante, perché faccio la parte di quello che si fa sfiorare tranquillamente, però poi si ritrae un attimo sistemandosi per riattizzare il fuoco. Sì, chiaro. Ah, ma perché c'era il fuoco? È un, sì, ma secondo me è un fuoco triste, come me. C'è lei. È un po' più... Non è come bocca di fuoco. E io dico, questo potrebbe essere l'ultimo momento in cui possiamo davvero essere noi. Perché... domani a quest'ora potremmo essere sul campo di battaglia. La domanda è: siamo davvero noi? O stiamo semplicemente facendo finta di essere ciò che eravamo un tempo? E mentre lo dico, ti sfioro la guancia. Mi sfiori cosa, scusa? La guancia. La guancia. Pam, 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 pam. Puoi. Ci sta. E quindi ti sfiero la guancia e ti dico questa cosa lugubrissima. A questo punto io ti bacio. Posso? Allora, puoi, ma veniamo improvvisamente interrotti. Da chi? Devo far entrare un altro PG oppure può essere qualunque? No, basta semplicemente che mi dici che cosa, come mai veniamo interrotti. Secondo me nitriscono improvvisamente i cavalli perché è successo qualcosa in lontananza, quindi le guardie stanno svegliando, c'è qualcuno che urla. Volevo dirlo io, ma non volevo rompere il... di sottofondo, e quindi mi alzo tipo, meglio che torni dai tuoi. Colpo di mantello. Si sente un rumore di cannoni. Esatto, un attacco sentito. che inizia, dice. Quindi a Mostrate a tutti la carta più alta nella vostra mano. tutti la metto qui e tac. E poi la rimettiamo dentro, E poi ci la riprendiamo, esatto. Il mio era un K di picche. Bene. A sto punto tocca a Cinto, che finalmente può fare la sua prima scena che vai, non Cinto. sia in teoria donata. Che poi lui in questo momento potrebbe dire: sai cosa? Mi incorono. Tipo, se Tecnicamente potrebbe, esatto, da questo momento in poi chiunque può scegliere di incoronarsi, però, cioè, Ma sarebbe una scelta triste perché non ho ancora fatto niente. Allora, io volevo fare un disaccordo animato. mi piacciono i disaccordi animati con chi? Con Marvin Luneste. Certo. Va bene, andiamo a pagina 20. Allora, decidete assieme qual è il fulcro del vostro disaccordo, dove sta avvenendo la discussione e chi altri è presente. Il fulcro del disaccordo, secondo me, è che io vi voglio intimare ad andare via, perché se no sarei costretto ad uccidervi. Giusto. Easy, sì. Beh, Io non vorrei, però, se rimanete qui e cercate di prendere il controllo. ma nel disaccordo animato devo essere anch'io in disaccordo o posso cercare di... No, nel disaccordo animato voi scegliete due posizioni inconciliabili Ok. e poi litigate Che bello, sarà il Perfetto. pubblico a condurre il disaccordo, che bello. Eh sì, Sì, infatti. siamo noi a condurre il disaccordo. Infatti, allora, però continuate a leggere che dovrebbe spiegare Continuo a tutto. leggere. Infatti, beh, prima dovevamo decidere cos'è il fulcro, dove siamo e chi altro è presente. Cioè, quindi tu vuoi che io me ne vada, fondamentalmente. Se no, La mi mia uccidi. idea è, sì, io vi sto dando l'occasione di andarvene senza spargere sangue. Ok, la mia posizione è che noi non ce ne andiamo perché voi non avete i mezzi per pensare di poterci uccidere, cioè per vincere contro di noi. Noi siamo incredibilmente più ricchi e incredibilmente più forti di voi, barbari. Dove siamo? Secondo me siamo in un qualche terreno neutrale, ci siamo.
incontrati, quell'incontrarsi per parlare dove nessuno vuole parlare. Tu hai il coltello dietro la schiena e io ho due guardie di fianco. Potrebbe essere nei territori degli Hawk che... Esatto, stavo per dire nei territori degli Hawk, ma tipo anche in un campo. Sì, sì, nella terra di nessuno, io mi immaginavo, quelle posti così. C'è qualcun altro? Io ho appena detto che ho due guardie. Vabbè, ci sono le due guardie e... Chiaramente non ci siamo io... No, non mi sembra che ci sia. No, voi due no, però secondo me ci sono, a parte le due guardie, c'è gente del posto. Quindi qualcuno della casa Hawk che fa da... Non da paciere, però che nel caso da testimone. Sia... Esatto. E se ci tagliamo la gola vicenda qua, c'è qualcuno che dice, sì, però è andata così. Scusa, ma tra le sfide c'è esprimi la tua posizione sotto forma di slogan. Mamma mia, è una cosa proprio da centrodestra. È perfetto per esibito. È quello che faremo. E come mi appari? Qual è il tuo umore? Allora, io sono tranquillo perché, a parte che devo continuare a rileggere che sono giramondo pieno di risorse spensierato, sono tranquillo perché sono convinto della mia superiorità nei vostri confronti. Noi abbiamo la ricchezza, abbiamo anche la tattica, secondo me, migliore della vostra. Quindi io sono qua con l'aria proprio un po' da sbruffone. Sono ancora vestito da viaggio io, per te. Quindi non ho il completo di sartoria di prima. Okay. Ho questi pantaloni larghi, perché stiamo molto in mare per arrivare qui. Una casacca lunga, svolazzante. Io invece ho messo l'armatura della rosa per far vedere, cioè per far risaltare la mia bellezza e soprattutto perché anche io sono molto sicuro di me stesso, perché gli dèi sono dalla mia parte. Gli dèi non permetteranno mai a degli stranieri che non hanno versato sangue su queste terre di prendere il controllo. Noi non crediamo nei vostri dèi. E no, arrivate da oltre il mare. Figurati. Secondo me quello che noi pensiamo di voi è che siete dei barbari superstiziosi proprio, e io quindi ti tratto di conseguenza. Mamma mia. Perfetto, prima di iniziare mettiamo la posta in gioco. Sì. La posta può essere: il vincitore pesca una carta, lo sconfitto scarta la carta più alta, nessuna delle precedenti o entrambe le precedenti. Entrambe le precedenti. Ah, così di violenza, va bene. Sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Chi vince, vince, chi perde, perde. Va bene, esatto. Tutto all in. Allora, il pubblico conduce il disaccordo. Il pubblico siamo io, Gabe. Tecnicamente, cioè, ho chiesto agli autori e dicono che sì, in teoria puoi anche raccattare gente dalla chat. Tocca a voi, raga, qua non voi che siete in chat, non fatevela perdere. Se avete il PDF potete... Il problema è sempre tenere traccia dei punti, in quel caso. A turno poniamo una sfida ai due partecipanti, entrambi devono raccogliere la sfida e dobbiamo decidere noi chi sarà il primo, oppure lasciare che uno si offra volontario. E una volta che entrambi hanno risposto alla sfida, ognuno di noi assegna un punto a quello che pensate abbia dato la migliore risposta. E dobbiamo scegliere per forza. Se uno dei partecipanti si dilunga troppo, potete zittirlo con fischio o parole di scherno e assegnare un punto al suo avversario, oppure chiedere cortesemente di concludere. I due litiganti non sono autorizzati a interrompersi a vicenda o a controbattere. In quel caso bloccate immediatamente e assegnate un punto al suo avversario. Dopo tre sfide, confrontate i punti. Quindi, con cosa cominciamo? Io comincerei con spiega come la tua posizione sia la migliore per il regno. Vai. Decidete anche chi iniziamo? Ah, ok, inizio io. Perfetto. Io mi faccio avanti e nella mia bellezza dico... Chiaramente gli dèi hanno scelto queste terre
in origine, bagnando con la loro grazia i territori che ora ci siamo divisi tra quattro case. E quattro case sono il numero perfetto, perché quattro sono gli dei che veneriamo. Non c'è una scelta migliore di quella che arriva dall'alto. Sono cinque case. No, perché i luneste non sono una casa. Non, per non veniamo okay, considerati. Ha senso, va bene. Tocca a me? Io la mia l'ho detta. Ok. Io ti guardo, faccio un mezzo sorriso e dico: il regno ha bisogno di affrancarsi dalle superstizioni del passato. Il popolo ha bisogno di commercio, di denaro, per vivere e prosperare. È solo sotto la mia casata che questo potrà avvenire, non combattendo come animali. Ok. Dobbiamo dare i punti? Dobbiamo dare i punti. Io lo darei a Marvin. Io lo darei a Esinto. Quindi, siccome siamo pari, raga, voilà. C'era in chat. Marvin o Esinto? Esatto. In caso di pareggio che succede? Si picchiano fisicamente? No, in caso di pareggio ci prendiamo tutti e due un punto, alla fine dei tre giri si guarda chi ne ha di più e in caso di pareggio perdiamo no, tutti e due. No, 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 cioè al momento avete un punto e un punto. Punto. Cioè, è quello... e alla fine... E poi la... però come si fa a capire quanti punti ci dà la chat? No, vabbè, sentiment. Era un pur parlé. Esatto. Sì, secondo allora... me la chat non... No. Chiedi a Chiara se ci sta ancora ascoltando. È qua. Ma... Vabbè. Allora, la sfida che vi do io invece è: fai un attacco personale diretto alla personalità del tuo avversario. Urku. Ok. E chi parte per primo? Chi ha l'insulto migliore? Beh, allora parte Sinto, che è audace, bello ed energico. Vado. E in risposta a quello che hai detto prima dice: cosa ne può sapere qualcuno che non ha mai lavorato un giorno nella sua vita di che cosa significa vivere in queste terre così dure? Tu non hai nessun callo sulle mani se non quelli degli strumenti che pizzichi nella bellezza della tua corte, ma queste persone sono quelle abituate a vivere in queste terre, loro hanno i calli. Io ti guardo e di nuovo sorrido, ridacchio quasi come tra me e me, e ti dico: sì, i calli servono, ma noi abbiamo la cultura e voi avete solo delle mani dure. E non potranno mai impugnare una penna che serve a dirigere un intero regno. Tu potrai impugnare solo una zappa, solo per te stesso e per nessun altro. La posizione PD, quella di Marvin. Sta uscendo così, non ci posso fare niente. Versus la posizione destra populista. Mi tocca di dare il punto di Cinto. Secondo me è Cinto, chiaro. La cultura vince. 2-1. La cultura vince. 2-1 comunque. Quindi, quindi siamo pari per ora, vai. Allora, io ce l'ho. Fai un attacco personale diretto alla personalità del tuo avversario. L'ho appena fatto. Ma è quello fatto. Che abbiamo appena fatto. Buonanotte. Ma ne vogliamo di più. Sì, ne vogliamo ancora. Sputatevi. Spiega come la tua posizione sia più rapida e opportuna. Sempre chi parte? Sempre sempre Sinto a sto punto. Oppure facciamo partire Marvin, dai, facciamo al contrario. Vai Marvin. Più rapida e opportuna.
E allora parte Sinto. Parte Sinto, che così ci penso. E dice: beh, voi sarete ricchi, nobili, acculturati, ma la terra ha bisogno di un re adesso, e voi vi trovate dall'altra parte del mare, senza un esercito vero, senza le vostre barche, senza una figura che sia in grado di prendere il controllo di queste terre. E queste terre senza un re torneranno ad ammazzarsi come hanno fatto prima dell'arrivo degli dèi. Vai, Marvin. Noi non siamo dall'altra parte del mare. Noi siamo qui alle mie spalle. Io ero ancora vestito da viaggio perché siamo arrivati tutti. E in giro e faccio così verso il mare. Le mie barche non si vedono. Non sono arrivati... Scusate, una domanda. Non ho capito se sono arrivati tutti o è quello che sta dicendo Marvin. Claudio. No, esatto. L'ho chiesto io da Claudio, però. Non l'ho chiesto io da Esinto. A chi lo stavo chiedendo, scusate. Molti persone mi scusa, ma sono arrivati davvero. Perché era solo per capire. Noi non ci siamo, però dovrei forse deciderlo io se ci siamo o non ci siamo. No, a me va benissimo. Era solo per capire una cosa che c'era scritta nella Luneste. Beh, che era il loro esercito. Deve essere un pericolo. Dai. No, va benissimo. No, ma allora è per capire cosa del gioco ci sta o no. Sì. Perché gli eserciti di Casa Luneste sono potenti, ma devono essere trasportati via mare e sono vulnerabili. Mi aspettavo che non fossero tutti di qua, se no non è vera questa cosa. Siamo un po' in qua, secondo me potrebbe essere che siamo arrivati in un po' di qua. Ok. E io però mi faccio più grosso di quello che sono. Questo va benissimo, se non era quello che... Funziona tutto e non... Non stavo mettendo niente in dubbio il mettere in... il farvi grossi. Era per capire se poi io avevo dopo modo di tornare sulla cosa. Se invece mi dite no, sono tutti di qua. Non sono tutti di qua, anche perché qualcuno doveva stare più di là. Cioè. Okay. Secondo me ce n'è una quantità XY che tu reputi non siete nessuno, perché magari non hai neanche visto in quanti siamo arrivati di qua. E io invece dico siamo arrivati qua in tantissimi. E allora, però di nuovo è una quantità non quantificabile. Comunque scusa, non volevo interrompere così a lungo, era solo una domanda semplice che si è prolungata. Così abbiamo capito, non so più però cosa stavo dicendo. Che siete tutti qua ormai. Stiamo mostrando il mare. Esatto. Ho perso totalmente il filo. Tu hai detto che noi dobbiamo venire qui e che se non ci arriviamo non serviamo a niente, sì. Giusto? Sì. E io ti dico, se quello che non riescono a vedere i tuoi occhi non vuol dire che non ci sia. Noi siamo già qua, siamo più veloci di quanto voi vi potreste aspettare e siamo più effettivi di voi. Voi siete qua a strisciare sul terreno. Noi navighiamo veloci e silenziosi. A me piace Marvin. Anche a me piace Marvin. Lo spensierato è andato al cesso, però. Spensierato domani. Spensierato un'altra Chiara? Volta. La discussione è stata molto bella. E devi dare un voto. Ma perché mi state coinvolgendo? No, perché abbiamo bisogno ormai... di avere dei voti dispari, perché 2-2-2 se... Perché alla fine voi perderete amici e io no, quindi benissimo. No, devi votare. Non costringerla a votare, se non vuoi. Sì. Ok. Quindi io ho completamente perso il conto. Eravamo 3-3. Però adesso avete votato tutti e due, Marvin. Quindi vince Marvin. È uno. Io. Di uno. La cultura vince. La cultura vince sempre sulla violenza e sull'odio. E come si conclude il disaccordo, quindi? Come si conclude? Si confrontano i punti, chi ne ha di più ha il plauso del pubblico. Se avete concordato una posta, il vincitore pesca una carta
carta e o il perdente scarta la propria carta più alta. Io che oggi sono traditori fino in fondo, perfetto. Quindi io pesco dal mazzo coperto. Sì. Tac. E io butto la mia carta più alta. Marvin, state... Vi faccio presente che Marvin ha 5 carte. Esatto, inizio ad averne tantissime. Quindi bisogna fargliene scartare un po', non per... E ora le facciamo la guerra. Madonna, le guerre. La guerra è pesante, ve lo dico, eh. Cioè, è una di quelle cose che ti consuma le risorse e... Hai bisogno di una mano a scegliere l'incontro? Allora, io vorrei scambiare un po' delle mie carte, però... E allora ci sono una conversazione a tavola o un ballo? Facciamo il ballo, che non l'abbiamo ancora fatto. Facciamo un ballo. Come facciamo a fare un ballo in questa situazione in cui siamo? Beh, può essere qualche giorno dopo, può essere non qualche con giorno istinto. Dopo, io ho finito. Considera una cosa, questo è un gioco molto fluido, nel senso che tu puoi anche dire, ok, siamo 2 mesi dopo, siamo è un ballo per festeggiare la fine dell'ostilità. Questo non significa che queste ostilità non possano essere riprese in qualsiasi momento. O che stanno facendo finta, tipo. O che stanno facendo finta, esatto. A me non dispiacerebbe smarcarci un po' da questa cosa dell'assedio tra Sandor Reale e Dilleston e vedere cos'è successo un po' più avanti. Vai, assolutamente. Andiamo al ballo. Al ballo è a pagina 16. Dov'è? Pagina 16-18 del PDF. Scegli uno degli altri giocatori per essere il tuo compagno di danza. Oh! Decidete assieme come vi siete ritrovati a danzare l'uno con l'altro. Altri giocatori possono unirsi liberamente se ha senso che anche i loro personaggi siano presenti al ballo. Penso che saremmo tutti qui. Vogliamo essere tutti presenti? Allora, seguendo le regole... Prima tu scegli uno degli altri giocatori, assieme decidete la situazione e poi gli altri si possono unire liberamente. Quindi intanto devi decidere con chi sicuramente vuoi danzare. Io vorrei danzare comunque con Sarina. Perfetto. Danzerò con te, Sint. È da prima che ci volevi danzare con me. Sì. Sei visto, okay, anche nell'incontro con Sarina non eri neanche così beccato bene, perché pensavi sempre a Desinto. Sì, è vero, è vero. No, ma obiettivo personale di Grabe è flirtare con tutti e tre. Così è. Quindi, posto. Come ci siamo ritrovati a danzare? Abbiamo detto che appunto sono passati dei mesi ed è tipo... Allora, un modo classico per far terminare le ostilità è un matrimonio. C'è stato un matrimonio tra due persone, tra una Sandor Reale e una Dilleston. Ci sta. E quindi questo è la cerimonia del matrimonio. Ci sta quindi che ci siano tranquillamente anche i 5 grade. Ok. Bene. Quindi tutti i presenti pescano una carta. Bene. Io quando è che devo scartare? Nel momento in cui ti ritrovi ad avere 5 carte in mano, quindi adesso. Quindi, ok, cioè, prima qui, scarto. Più di 5 carte in mano. Ma io... La getto coperta, scoperta? Non mi ricordo, ma penso che vada bene anche coperta. Vabbè, è uguale, era una carta inutile. Sì, tanto cioè, le carte che scarti di solito non ti dicono granché. Cioè, ha un 3 di picche, chissà perché l'ha scartato. Allora, chiedetevi reciprocamente come mi appari, qual è il tuo umore. Allora, io lo chiederò a Grabe. Grabe, come mi appari, qual è il tuo umore? Sono un po' più... Non lo dico.
un meme un po' più tristo del solito. Ancora di più, se è ancora più triste da qualunque altra parte piuttosto che a questo ballo di pace. Ok, tu volevi proseguire l'assedio, uccidere qualcuno, ma se, o flirtare con qualcuno, non stare qua. Come mai non ho ancora ucciso nessuno? Sono indietro sulla mia tabella di marcia, cioè. Come ti appaio nel mio formale total purple classico? Ok. Con una nuvoletta nera sopra la testa. Esatto. Secondo me ho la coroncina. Ho tipo una coroncina di ferro molto seria, tipo longobarda, una roba proprio improbabile. Dovete chiedervi anche voi come mi appoggio. Io pensavo che a questo punto Gabriel lo chieda a qualcuno, che lo chieda a qualcun altro. Allora io lo chiedo a Esinto. Vai. Esinto è anche lui abbastanza poco dell'idea di stare qui. Non voleva che l'assedio finisse nemmeno lui, perché anzi sperava che Sandoreale e Dillestone si ammazzassero tra di loro, quindi è abbastanza scocciato, è sempre bellissimo, non è più in armatura, ha dei vestiti quasi eleganti, cioè si vede che sono eleganti, ma si vede che è sempre lo stesso vestito che mette da 10 anni, perché non ha intenzione di prenderne un altro. Anche perché lo mette una volta all'anno. Ne ha uno e lo mette sempre. Per i funerali, per i matrimoni, per i battesimi, esatto. Per tutto. Era un bel vestito quando è stato fatto, adesso è un po' sgualcito. Però su di lui. Però. Esatto, e poi su di lui sta comunque molto bene, perché gli dà quell'aria un po' macerata, un po' tutta così, bellissima. Un po' macerata, bella. Però comunque sta in un angolo a guardare, rigirando il vino nel calice, Marvin Luneste, a cui sta piantando 2 pugnali nella schiena probabilmente, con gli occhi. Ma com'è bello mentre rimeste il suo vino. È bellissimo. E a questo punto chiedo a Marvin, dato che lo stavo guardando, com'è e qual è il suo umore. Io sto una meraviglia, sono nel mio elemento. Ho già danzato con quasi tutti i partecipanti che avevano voglia di danzare e mi sto proprio godendo la festa. Io sono vestito in maniera splendida, ho questo abito con tutti dei ricami dorati, sempre su fondo chiaro, tipo color panna, e sto volteggiando con varie figure in questo momento proprio con Sarina. E ho proprio anche un sorriso sulle labbra, io non ho un pensiero in testa da vedere dal di fuori in questo momento. E il mio umore, secondo me è decisamente lieto. Per gli intrighi ci sarà tempo dopo. Tranquillo, te la roviniamo la serata. Che palle. E quindi io chiedo a Sarina come mi appare e com'è il tuo umore. Siamo a tanto così di distanza che stiamo danzando. Allora, io ho dei tacchi che mi rendono ancora più alta di come sono. Questo quindi non penso mi scoraggia assolutamente. Che tu mi arrivi qui. Sì, può essere, io non sono così... È un buon posto in cui arrivare comunque. Quindi... E comunque ho un vestito molto, molto da gala, quindi è molto fluente, ha tipo una parte della gonna che praticamente quando volteggio tipo si muove quasi come se fosse tipo una goccia d'acqua, ed è tipo vestita completamente di blu, con ovviamente vari gioielli e varie decorazioni, perché cioè,
siamo mica dove siamo? Come... tra il mio oro e i tuoi gioielli scintilliamo mentre giriamo. Sì, assolutamente. Siamo uno spettacolo. C'è probabilmente tipo la luce delle candele e tipo noi sbellucciamo mentre volteggiamo. Dove siamo per la precisione? Come luogo? Secondo me è una delle magioni dei Dilleston. Anche io me lo immaginavo. Quindi è questa sala da ballo che sarebbe buia se non per tipo un sacco di candele. C'è il tappeto, anzi non c'è il tappeto, c'è una cosa di marmo su cui danzare. C'è tipo un cerchio di marmo e dentro il cerchio di marmo si danza, fuori dal cerchio di marmo è dove si ci si dà le coltellate. No, dove c'è il buffet, dove ci sono... Poi c'è il cerchio di fuoco, quello degli Antai. Esatto. Ok, allora. Rivelate la carta più alta dalla vostra mano. Prendete nota. Ma non hai detto com'era il tuo umore, mi hai detto solo... Il mio umore, pensavo di averlo detto, raggiante. Ah, raggiante. Raggiante era di umore, non di aspetto. Quindi sì. Questa è la mia carta più alta. La mia carta più alta è... questa. La mia carta più alta fa schifo. Quindi, continuo ad avere la carta più alta, molto bene. Quindi dobbiamo prendere atto di che la carta più bassa è Marvin. È Marvin, esatto. Marvin comincerà. Ora le mettiamo tutte qui. Le mettiamo tutte qui? Sì. Aspetta che io non l'ho girata però. Sì, giratele. Ok. Tac. Ottimo. Allora, durante il ballo chiunque può chiedere dettagli che riguardano l'ambiente, l'occasione e le circostanze. Fate a turno e porvi vicendevolmente delle domande. Ciascun giocatore potrà porre all'altro due domande prima che la danza finisca. Se altri giocatori si sono uniti al ballo, ognuno potrà porre complessivamente due domande, scegliendo quale partner di danza porre ciascuna domanda. Queste sono le classiche danze in cui ci si scambia partner, quindi... Allora, in un momento in cui io sono con Esinto, se posso andare... Aspetta, finiamo di leggere le cose, cioè dobbiamo spiegare un'altra persona come funziona. Il giocatore che ha contribuito con la carta più bassa ottiene il primo turno, quindi intanto parte Mario. Okay. Scegli il primo partner, poni la tua prima domanda. Allora, visto che mi piace questa cosa qua che è tutta di fluff e non di politica, e visto che Grabbe voleva flirtare con chiunque, sì. Gli chiedo: hai l'opportunità di avvicinarmi e stringermi per un momento, la cogli? Sì, cioè... la colgo e danzo pure con te. Tocca a te, Grave. Sei tenebroso mentre danzi con me? Secondo me un po' meno. Ah. Però comunque in una scala della tenebra, quando sono meno tenebroso, è un 8,5 su 10 di tenebra. Ok. Una scala da tenebra a oscurità. Lo prendo come un complimento. Allora, le figure della danza ci separano. Quando ci riporto di nuovo insieme, arrossisci? Io? Tu. Sì, secondo me sì. Ora ho flirtato con tutti. Check. Bene, allora a questo punto io danzerò con Jacinto. Con Jacinto. Allora, il mio volto è vicino al tuo. Ti volgi con discrezione a me o dall'altra parte? Mi volgo dall'altra parte. Perché? Okay. Perché il mio sguardo è rapito da qualcun altro. Ok. Vogliamo sapere tutti chi è. Adesso arrivo anche a me. Vai. Perché io scelgo... Io scelgo Grabbe. Una ciocca di capelli mi è scivolata giù dall'orecchio. Mi sfiori il volto? Certo.
Lo faccio guardandoti negli occhi, te la sistemo e ti dico: eri troppo perfetto. Wow. Quindi ora sta di nuovo a Marvin. Ok. Ci sono troppe domande da leggere. Sono troppe pensate tutte. Prendine una random. Io volevo metterci i numeri. Così dicevi, tipo, prendo la 3. Sì. Vabbè, io allora, le figure della danza ti hanno portato a danzare con qualcun altro e mi sto rivolgendo di nuovo a Sarina, con cui avevo iniziato, mm-hmm. ma non ci eravamo fatti domande. Chi è? E quando il ballo ti riporta a me, sei contenta o delusa? Beh, le danze mi avevano portato a ballare con Ecinto. Quando torno da te sono contenta, perché con lui non c'era proprio un gran feeling. Io ballo con te molto invece, meglio. Sì, cioè, non c'è paragone, nel senso perché che... Perché siete tutti e due musicali. Esatto. Con te possiamo fare... i piedi allo stesso ritmo. Con te possiamo fare i passi avanzati di danza. Esatto. Cioè, mica come questi che fanno tipo così. Esatto. Ok. Gabe? Allora, secondo me... La danza alla fine, proprio quando siamo verso le ultime battute, mi porta da Marvin. E quindi io chiedo a Marvin, e la tua bocca è vicino al mio orecchio, cosa mi dici? Io ti dico, ho visto come guardavi Ecinto. E poi mi allontano. Probabilmente sei allontanato. Non riesci a capire quanto sia ammiccante questa mia frase. Però mentre stai allontanando, dico, vedrai come guarderò te. Senza dire nient'altro. Ok, a questo punto okay. Io mi rivolgo a Grave. Questo passo di danza mi consente di accostarti e di rimanerti molto vicino. Sono la benvenuta? Sì. Ah, ok. Sei tranquillo. E io chiudo allora... con Marvin, qualcosa di me cattura la tua attenzione e il tuo sguardo indugia. Che cos'è? Gli addominali. Che si vedono sotto ai vestiti, consumati dagli addominali. Ah. Che cos'è? Secondo me qualche, però vorrei chiederlo a te, un gesto che hai fatto nei confronti di qualcun altro. Un cenno di qualche tipo, nei confronti di MeToo, ma la storia porta verso Grab. Ma Grab è per Essinto in questo momento è un fantoccio da usare contro di voi, quindi in realtà il mio sguardo si posa su uno dei servitori. Ah, coppe di vino avvelenate? Chi può dirlo? Coppe di vino e basta anche. Più vino, che non so ballare. Esatto. Ci fosse stata una bella ciarda, sarei stato perfetto. Questi balli così. Abbiamo finito o continuiamo sì, ad andare? Abbiamo finito, okay. Perché sono due. Due abbiamo fatte. Quindi okay, ora ognuno si riprende una carta. Prendete il mazzo di carte, rimiscolatelo e allora io vado, prendo la mia. Ok. E ora sta a me. Sbagliato. Finestra. Scusate, non avete visto niente. No, io non ho veramente visto niente. No, neanche io. Ora sta a me, giusto? Sì.
Questo era il ballo di Marvin, quindi... Un incontro a filo di spada. Ottimo. Ovviamente con Marvin. Molto bene, molto bene. È bello conoscerti, Marvin. Allora, la mia idea... Aspetta che vado a pagina 24. Sì. Dobbiamo decidere assieme come ci siamo ritrovati a Sori a duellare. Secondo me è quella sera, dopo il bar. Cioè, fisicamente certo. C'è questo labirinto, tipo, sai quel labirinto un po' alla Versailles di tipo piante? Sì, sì. Siamo nei giardini, quindi. Esatto. Mentre ti allontanavi nel labirinto, fai una passeggiata tranquillo. A un certo punto sono spuntato io. Mm-hmm. Ti ho fatto un sorriso e ti ho detto una cosa tipo la mia cassata mi ha detto che serve un omicidio. E ho tirato fuori la spada. Quindi non mi stai sfidando a un duello formale? No! Maledetto! Però ti ha avvisato. Cioè, almeno sì, perché non sono uno che ti chiude le spalle. Non sono a faccia in giù nel labirinto con un coltello nella schiena. Esatto, quindi è molto formale, sono un sonno reale. Ok, vabbè, per me non è abbastanza formale, ma comunque... Oh, vabbè... Ci siamo ritrovati da soli a duellare, secondo me sì, visto come me l'hai descritto, non c'è nessun altro nel labirinto. Sì, 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 ci deve essere una cosa che poi alla fine, chi ha ucciso Marvin Luneste? E parte il gusto del dritto. O chi ha ucciso Grabbe, sono reale. Ah, io non ho nessun problema a morire, quindi se è bello muoio volentieri. Neanch'io. Ok. Quindi peschiamo la carta. No, aspetta, stai buono. Come mi appari, qual è il tuo umore? Prima pescato una carta, poi prima, come mi una volta che avevo indovinato la... Ah, peschiamo una carta, avevo letto la riga dopo, credevo da... Non cambia niente. Non so usarlo questo aggeggio. Io devo gettare via una carta, anzitutto. Mm-hmm. Ok. Allora. Vabbè, potevi anche, tipo, prima pescare, poi scartare. Come ti appaio e qual è il mio umore? Beh, allora, ti appaio... minaccioso. È un gigante nella notte con un cazzo di coltello. E il mio umore è, finalmente, cominciamo a ballare. Ok. Stessa cosa per te, come mi appari e qual è il tuo umore? Allora, il mio umore prima che tu mi apparissi di fronte con un coltello era assolutamente rilassato. Io avevo danzato, ero accaldato e sono uscito a fare una passeggiata per poi andare a riprendere le danze, perché per me la festa è appena iniziata. E dopo che mi appari e mi dici che ciao, ti voglio uccidere, sono sorpreso, ma in realtà... sono abbastanza pronto. Io faccio un mezzo passo indietro e metto la mano sulla... Io ho una sciabola cerimoniale in vita. Cerimoniale, ma comunque affidata. Quindi è tutta intarsiata, anche sulla lama. Però nel momento in cui la sguainerò è molto luccicante, molto affilata. Io ho le due daghe, proprio quel tipo di uomo con le daghe. Quel tipo di uomo con le due daghe. Esatto, okay. Sì, quello che gli piaceva Tritz d'Urden quando era bambino, una cosa così. No. Questo è un mondo fantasy in cui però c'è stato Tritz d'Urden. Certo, quando un uomo con la sciabola incontra un uomo con due daghe. Era uno dei quattro dei della casa. Tritz d'Urden. Tritz d'Urden, la rosa. Tritz d'Urden. Erano i quattro dei. Dobbiamo concordare insieme chi di noi è il più abile con la spada. Non so, abbiamo armi diverse. Sì, beh, a duellare in generale. Quindi sì, esatto. Io farei decidere il pubblico, che sono gli altri, per non sbagliare. Su questo di solito si guardano le cose, tipo Giromondo musicale pieno di risorse, spensierato, pieno di risorse, potrebbe centrare, e dall'altra parte c'è Tenebroso paziente, atletico imponente. Secondo me duelliamo su due piani differenti per come ci siamo giocati i personaggi. Tu sì. Sei più abile nel duello
sporco, quello un po' più... Cioè, il duello, due quello, quello vero, no? Io invece sono più uno spadaccino formale. E allora in questo caso probabilmente è grave perché è un'imboscata. Esatto. Perché anche mi abbia dato il tempo di... Sì, sì, sì. Perfetto. Se non riusciamo a mettere va bene. Il meno abile con la spada ottiene il primo turno ponendo la domanda principale. Si prosegue ponendoci le domande principali. Dopo la terza domanda entra in gioco le domande conclusive. Ok. Domande principali. Asteria, ce ne sono di nuovo mille. Sì, sì, sì. Quindi intanto leggetele, nel frattempo noi racconteremo... Fate un jingle. Una barzelletta per intrattenere. Vorrei una barzelletta mentre la leggo. Principali. Volete veramente leggere delle barzellette brutte? No, no, che mi distraggo. Allora, in una giocata di Il Re Morto, una barzelletta è stata il fulcro di almeno due scene. Bello. Ah, non leggo neanche le altre, sono arrivato fino a un certo punto. Vai. Fingo di vacillare, abbasso la guardia, ti attiro nella trappola o riconosci lo stratagemma e rimani saldo? Guarda, secondo me scendo proprio duro perché voglio concludere il duello, quindi mi prendo, anzi no, però sono paziente, non mi prendo in trappola. Cioè non stavo per caderci, poi faccio tipo mezzo movimento rilato e ti dico bel passo di danza. Oh. A questo punto facciamo scorrere il sangue che siamo comunque a 2 ore di gioco. La mia spada supera la tua guardia e ti ferisco tra le costole. Ti ritiri e scappi o riprendi a combattere? Leggila bene. La mia spada supera la tua guardia e ti ferisco tra le costole. La quarta domanda è la mia spada. La mia spada supera la tua guardia. Ok, scusate, stavo leggendo la prima. Quindi la mia spada supera la tua guardia e ti ferisco tra le costole. Ti ritiri e scappi o riprendi a combattere? No, io riprendo a combattere. E ti afferro il polso e ti avvicino a me. Lasci cadere la spada o mi spingi via e riprendi il combattimento? Quindi tu vedi che mi hai ferito, io ti prendo e ti tiro ancora più vicino per probabilmente oltrepassare la tua guardia. Riesco a staccarmi a malapena, cioè proprio avevo quasi l'impossibilità secondo me di agire, ma per fortuna ho le daghe, quindi riesco proprio a mettere la daga tra me e te e a riportarmi indietro. Ora dobbiamo andare in domanda conclusiva, giusto Trix? No, ora sono disponibili anche le domande conclusive. Ok, e Scusate, posso aggiungere che prima dovevate anche prendere la carta più alta e posarla coperta davanti a voi senza rivelarla? Sì, la posiamo. Fatto. Hai ragionissimo. Eccola qua, questa è la mia, la metto qua sì, in grave. Io l'ho messa qua, io la metto, ecco. Allora, poi siamo noi, Marco. Eravamo presi dalla le domande dalla danza. Conclusive. Oh, mi disarmi facendomi saltare via la spada dalle mani. Mi permetti di recuperarlo o devo arrendermi? No, devi arrenderti. Oh, mi hai fatto un'imboscata, ti disarmo. A questo punto io ti sto puntando la sciabola. Hai proprio la parte ricurva davanti alla gola. Sei rimasto per terra con le mani dietro. Magari una delle tue mani è ancora sulla daga, però non puoi muoverti proprio perché sono tanto così. Secondo me esce anche una piccola goccia di sangue, perché tu respiri, non perché io mi sono mosso. E ti guardo e ti dico, scusami, ma io ho una danza da andare a riprendere. Mi giro e torno verso la festa e ti lascio lì. Grunnisco e ti lascio andare. Quindi... giudicate da voi ora. Se sei stato ferito o ucciso, scarta la tua carta coperta. L'ho ferito a Marvin. Sì, mi hai ferito. Se ti sei arreso o sei fuggito, dai al nemico la tua carta coperta.
Beh, allora io devo scartare la mia carta, ok. esatto. Non so se mi sono arreso, però in realtà ho perso. Ti sei Ti arreso. sei arreso, se no avresti recuperato l'arma. Esatto, allora sì. No, però era mi permetti di recuperarla o devo arrendermi? Sì, devo arrendermi, sì. Sì. Quindi si è dovuto arrendere. Quindi puoi prendere la carta che c'è dove c'è scritto Gabe? Allora, Nessuno di noi ha chiaramente vinto, immagino. no, Eh anche no. perché altrimenti non c'erano più carte. Perfetto. E tocca a te, Sarina. Ah, Bello, tocca a bel duello, mi è me. piaciuto. Dovevo Sì. probabilmente prepararmi che cosa volevo fare. Ritrovarsi, se non sai cosa fare, ritrovarsi. Se non so cosa fare, ritrovarsi. Farò ritrovarsi con il cinto. Bene. Allora, ritrovarsi. Allora, ci stiamo incontrando nuovamente dopo non esserci visti per qualche tempo. Quindi, cosa potrebbe essere successo? Allora. Beh, dopo il matrimonio, il ballo, l'attentato all'Uneste di cui forse non sappiamo nulla, potrebbe essere arrivato il Beh, io momento. sono tornato al ballo con un buco in una spalla. Sì, ma Comunque. non vuol dire che io fossi ancora al ballo e Sarina nemmeno, quindi Lo chi lo dicevo sa? per ricordarvelo. E no, potrebbe essere che io abbia chiesto di incontrarti perché le case reali vere devono unirsi per difendersi dalla feccia. Ok, ma Grave, siamo noi la feccia. siamo sempre lì al matrimonio oppure in un altro momento? Ma potrebbe anche essere al matrimonio, in realtà. Sono quei Non matrimoni che sapevo. durano 3 giorni. Esatto, poi Sì. in un altro pezzo del giardino dietro, nascosto. Il matrimonio quello pugliese standard, però in versione casa reale. Esatto. Ottimo. Va bene. Quindi, come mi appari? Sono molto agitato perché a me dà incredibilmente fastidio dover chiedere un favore a qualcuno. Però so anche che nella posizione in cui sono, se essendo reale non riesco a manovrarli, ho bisogno di un altro braccio armato. E a questo punto meglio il male che conosci. Allora, io ho bevuto parecchio, che è una cosa che tipo bypassa un po' la mia timidezza. Quindi, nonostante io non sia inappropriata, sono forse un po' più calorosa del solito. E in realtà io sono di buon umore, a me piacciono i matrimoni. Mi piace l'ambiente di corte. Quindi, quando è che ci siamo visti l'ultima volta? Ma intendo prima Prima che del cominciasse ballo, tutto questo, certo. esatto. Secondo me sono passati anni dall'ultima volta che ci siamo effettivamente visti. Abbiamo due stili di vita troppo diversi, viviamo in parti del regno troppo diverse, non c'è nessun motivo valido per noi di incontrarci normalmente. Quindi probabilmente è stato... potrebbe essere stato il funerale del re. In Pensavo realtà, anche addirittura prima, tipo che ci eravamo prima. incontrati da bambini. Allora sì, O se vogliamo all'incoronazione andare. del re, in qualche momento l'avranno ben incoronato. Ma l'avranno incoronato prima che noi siamo nati. Io ho solo 22 Sì, anni, esatto. dai, Sì. diamogli un po' di agio, sto re. No, vabbè, abbiamo detto che era morto giovane. Magari ha regnato 10-12 anni, voi avevate 10-12 anni. Esatto, sì, dai, allora facciamo così. Va bene. Allora, Bravo. quindi devi scegliere una delle domande del ritrovo.
Allora, no, forse la devo scegliere io, aspetta. No, scegli una delle domande. No, la controparte. Sì, esatto, quindi sei tu. Beh, allora io direi che da allora sono stato messo a dura prova dalla guerra e dalle preoccupazioni e non vedo l'ora di incontrare un volto amico. Il tuo viso mi offre amicizia. Sì, assolutamente sì. E non solo amicizia, anche probabilmente un bicchiere di vino. Vino! Vino! Beh, allora io accetto il... Accetto il bicchiere di vino e ti guardo per un attimo, poi mi giro dall'altra parte, come ho fatto al ballo, che ti ho guardato per un attimo e poi mi sono rigirato. Mm-hmm. E ti direi di fare una conversazione a tavola. Va benissimo, abbiamo il buffet. Abbiamo il buffet, abbiamo il vino. Conversazione a tavola. Sta venendo servito il quarto primo del secondo banchetto dentro il matrimonio. Dodicesimo primo. Allora, io sono imponente, quindi posso mangiare un sacco. Allora, scusate se ogni tanto muoio. Bene, allora, come ci siamo trovati a mangiare insieme? È chiaro. Peschiamo una carta. Peschiamo una carta. Io devo scartare una carta. No, aspetta, ho sbagliato. Ho sbagliato carta a scartare. Ok. Bene. Poi rivelate la carta più alta della vostra mano. Come mi appare qual è il vostro umore? Mi sembra chiaro, sì. Esatto, sì. Quindi la mia carta più alta è questa. La mia carta più alta è questa perché l'ho ripresa in mano dopo averla messa sul tavolo prima. In caso di due volte l'ho fatto. Cuori batte fiori, che batte quadri, che batte picche. Quindi vinci tu. Sì. Quindi io ho la carta più bassa. Mm-hmm. Rimettiamola in random e quindi comincio io. E io ti dirò qualcosa del tipo: devi assolutamente provare le alette di pollo speziate. Questa è una spezia che viene direttamente da Resch. Stavo per prenderla e mi blocco. Quando dici che viene da Resch, mi fermo. Preferisco continuare a bere il vino e tracanno il boccale che ho in mano. Anche quello è di Resch. No! State. Allora, vediamo. Ecco, perfetto, la prima, che sono partito dal fondo, ma la prima era perfetta. Per ignoranza faccio un passo falso sul piano diplomatico o sociale. Lasci che recuperi con grazia o me lo rinfacci? E per la precisione, secondo me ti dico, sappiamo che questa storia non può andare avanti a lungo e che l'erede dei Luneste va eliminato stasera, velocemente, e facendo vedere a tutti qual è il destino di chi non appartiene a questa terra. E io ti guardo e faccio... Non puoi parlare di queste cose durante il quarto primo del secondo banchetto.
Non credo che abbiamo bevuto abbastanza vino da poter parlare in maniera così schietta. Quindi te lo sto rinfacciando. A questo punto... Vino offerto da me, tra l'altro. Quindi ha avvelenato tutti. A questo punto ti dico... Per quale... Ho bisogno che tu ti chiarisca su questa cosa dell'uccidere l'ere dell'oneste. Per quale motivo dovremmo farlo e per quale motivo dovremmo farlo questa sera? E sto abbassando la voce. E tipo il mio sussurro è comunque più forte di quando parlo normalmente. Perché sono ubriaco. Mi è butto. Beh. Io a questo punto spero di trovare un terreno comune con te riguardo a uccidere questa persona. ti dico, beh, allora, intanto perché è qui. È fastidioso. È fastidioso, è qui, sarebbe facile farlo sparire. E soprattutto, beh... Perché aspettare oltre? È un'ottima occasione. Liberiamoci di un peso. I Dillestone e i Sandoreale hanno appena concluso un'altra gioiosa festività e sono uniti adesso nel sacro vincolo dell'ammazzarsi tra loro. Quindi, perché aspettare oltre? Tu ricordati, Sarina, che A, io ballo benissimo e B, vi sto dando un sacco di soldi. Quello però io sono molto essere. Bello, però io sono molto bello. Quello che dirò, infatti, è questa cosa che dite mi riempie davvero di tristezza, perché Marvin era un danzatore eccezionale. Parla di me al passato. Inoltre, la nostra casata deve alla loro casata un sacco di soldi. Sono già morto. Quindi sì, possiamo trovare il terreno comune. Però chiaramente io te lo sto dicendo in diplomatichese. Non so, cioè, non io, so se io... Cinto lo coglie. Lo coglie. Allora, Sinto non è stupido, è solo che non ha voglia di stare dietro a queste cose. A posto, ha senso. Quindi lo capisce. E... Beh, io intanto sorrido e bevo dell'altro vino, allora. E allora a questo punto credo che... Stavo pensando se potevo farlo, se potevo dire che in quel momento vedevo Marvin arrivare tipo insanguinato. Ok? Sì. E allora dico... Se volete scusarmi, credo che dovrò andare a attendere a uno degli ospiti. E quindi direi che per me la conversazione è conclusa. Molto bene. E ciuffiamo. E voilà. Non ci ho pensato che magari potevamo far mettere anche a Marvin la sua carta, visto che... Se ci stava. Ma forse sì, mi avete tirato un po' in ballo. Allora... Possiamo rimettere le carte lì? Rimettiamo le carte, metti anche che carta devo mettere? La carta la mia più alta. Sì, se vuoi, se invece dici sì, no... Sì, mi sono sentito abbastanza preso in causa. No, solo perché abbiamo continuato a parlare di ucciderti. Ma è incredibile. Bene, sta a te, Cinto, e considerata l'ora potremmo anche considerare di... L'incoronazione. Così Marvin forse ha qualche speranza di rimanere in vita. Va bene. Andiamo all'incoronazione. Se vuoi fai un'altra scena tu, visto che tu comunque ne hai fatta una in meno. Sì. E poi dopo andiamo in corona Marvin.
Perfetto, allora vado a risolvere una disputa. Sì. Ok, risolvo una disputa. Va bene. Con Marvin che sta passando insanguinato in quel momento. Esatto, io volevo chiedere a Grabe quanto mi avevi accoltellato forte. Secondo me sei ferito lievemente, perché sennò... Okay. Perché io avevo fatto il grosso con te perché avevo vinto e quindi non potevo fare male. No, se non andarmene... ti ho ferito di strisce, tipo se fosse per un duello avrei vinto io, siccome però era un'imboscata hai vinto tu. Allora, sì, non era un duello al primo sangue. È un pochino complicata. Ok? Voilà. Allora, hai scelto Marvin come tuo controparte. Sì. Qual è la natura della disputa? Come ne è stata invocata la risoluzione? Chi di voi affronterà la prima prova? Le dispute sono sostanzialmente dei processi. Sono dei processi però alla medievale, quindi ci sono delle prove che sono tipo fare un giuramento, fare un duello, un riscatto, roba del genere. Quindi sicuramente c'è un pubblico, comunque qualcuno che decide. Io più che fare quello che ha fatto Grabe, che per me è disonorevole, per quanto io voglia far fuori l'Uneste, voglio dargli l'opportunità di fare la cosa giusta, e quindi la natura della disputa per me è: se vi convertite agli antichi dei, per me potete rimanere e sarò dalla vostra parte. Questo povero Cristo lo so andare in infermeria. Non me ne frega niente. Vabbè, era solo un graffietto. Okay. Grabe non le sa usare quelle daghe. Quindi, toglietegliele. Ognuno di voi dichiara la propria posizione, la posizione che l'altro deve accettare qualora perdesse. Tu mi pare che l'abbia detto bene, cioè che se vinci tu, Marvin si deve convertire. Esatto. Marvin, okay. Invece qual è la tua posizione e che cosa vuoi costringere Cinto a fare qualora tu vincessi? Si converte lui se perde. No, no, per quanto sarebbe divertente, non credo che Marvin lo farebbe. No, vuole che se vinco io, e Cinto non deve più accampare diritti sul trono e ritirarsi da qualsiasi alleanza. Ok. Quindi tornare nelle sue terre e starsene. E vi lasceremo vivere. Allora, rivelate una carta fatta a faccia scoperta dal mazzo. Questa è la ricompensa per chi supererà la prova. E quindi lo mettiamo poi in... La fuori. Mettete fuori. Cioè, sì. In random. Sì, mettila su. Lì, qua. Sì. E... Aspetta, è una carta? Una sola carta. Vinciamo allora, questo bel set di cuori. Cioè, tutto questo bordello per un set di cuori. Infatti, che non serve a niente a nessuno. Chiedetevi reciprocamente come mi appare, qual è il tuo umore. Vai, Marvin. Qual è il tuo umore quando io in mezzo al giardino dopo il ballo ti indico e ti dico convertiti o muori? E inizio a essere frustrato, perché prima hanno cercato di uccidermi. Adesso mi dicono che mi devo convertire agli dei pagani, tra l'altro un barbaro vestito di pelli bollite. Non sono vestito di pelli però stasera, sono vestito di vecchi vestiti. Bolliti. Sì. Probabilmente bolliti. Per me sei sempre un barbaro vestito di pelli bollite. E quindi mal sopporto tutta questa situazione. Okay, e infatti le mie richieste sono molto più pesanti dal mio punto di vista, perché per me poi dire sì sì mi sono convertito. Allora fate a turno finché non si sarà conclusa la disputa. Non c'è scritto, ma credo che cominci Ecinto perché l'ha chiamata lui. Nel tuo turno chiede alla tua controparte di ammettere che hai dimostrato la tua posizione che non verrà più messa in discussione. Se la controparte accetta, le prove arrivano a conclusione. Se rifiuta, scegli una delle seguenti opzioni. Scegli una prova e chiedi alla controparte di affrontarla.
A seguito della prima prova, la situazione dovrà sempre scalare, quindi scegliene sempre una più intensa della precedente. Le prove sono ordinate da 1 a 7 con grado di intensità crescente. E ribella un'altra carta come ricompensa dal mazzo. Quindi man mano possono esserci sempre più carte in palio. Oppure scegli una prova e dichiara che l'affronterai. A seguito della prima prova, la situazione dovrà sempre scalare, bla bla bla. E anche qui rivela un'altra carta come ricompensa dal mazzo. Quindi intanto cominciamo con Ecinto che chiede alla sua controparte di ammettere che di avere ragione. Marvin della casa Luneste, accetta gli antichi dei come tuoi dei e metti fine a questa inutile farsa. Non accetto di piegarmi alle vostre superstizioni. Sono anche un po' pallidino perché sto perdendo sangue. Che mi rende ancora più bello, però vabbè. Ma non bello quanto me, purtroppo. No, no, non bello. Ora qualcuno è un tipo di bellezza diverso. Al povero Marvin. Allora, per chi ci sta guardando, le prove possono essere per giuramento, per ordalia, per gesta, per riscatto, per divinazione, per combattimento o in estremo. Io partirei bello alto così dura parti poco alto. E non la tiriamo per le lunghe e andrei per divinazione. Ah, parti direttamente per divinazione. Ottimo, sì, ma metto in ballo subito gli dèi. Eh sì, perché ma giura che, cioè, mi sembra un po'... Ma chiedi all'altro o la fai tu la prova? No, chiedi che la tua controparte si offra a un sacerdote. Sì, esatto. Quindi sono io che devo offrirmi, no? Sì, per quella di divinazione mi sembra che sia puoi, abbastanza. Puoi anche dire che lo fai tu. Cioè, no, no, ma io voglio che sia Marvin che si mette... è lui che deve dimostrare che i suoi dei sono più forti dei miei. Chiedi che la tua controparte si offra a un sacerdote o una sacerdotessa. Ma io non ho dei, quindi... Perché possano divinire. Sono problemi tuoi. Sì, possono divinare la verità della sua posizione. Scegli tu se devo offrirsi a un ministro dei tuoi dei, gli permetti che sia un ministro dei suoi, o se lascerai libertà di scelta. No, deve essere chiaramente un nostro sacerdote. Magari comunque se non hai dei, può essere la magia, va. No, no, secondo ma me... Ma tanto deve essere un nostro sacerdote. Ma poi secondo me io non ho... Io continuo a rivolgermi ai suoi dei come a delle superstizioni, quindi secondo me noi non abbiamo dei... E io mi offro a questa cosa come a un trucco di magia. Vai. E quindi dico, va bene allora, che sia, che i vostri sacerdoti facciano le loro divinazioni, le loro magie, quello che devono fare. Vedrete che è tutta una finta. E cosa dobbiamo fare però? Devi rivelare una carta dal mazzo. Dal mazzo coperto? Sì. Deve essere un asso o una figura per uscirne pulita. Bene. E la scarti. È un 5 di picche. Picche. Allora, gli dèi si pronunciano a suo favore e hai a tuo favore hai superato la prova. Ora è il tuo turno. 5, ah, ma basta solo il colore? Ah, bene, bene. Sì. E quindi... C'è una cosa che non mi torna però. Dimmi. Picche o fiori, i tuoi dei. O picche, fiori o cuori, i suoi dei. Perché ho meno scelta se gli dei sono tuoi. Perché dovresti essere in vantaggio. Esatto. Se fai divinare, ah, okay. A me non avevo capito questa cosa. E ho un'opzione in più se sono i miei dei. Sì, no, non avevo capito. Che non perché sotto ce n'è una in meno se sono i suoi dei. Esatto. Quindi gli dei hanno detto che Marvin ha ragione. Ah, che non tuoi puoi dei. Obbligarlo a una conversione perché magari sarebbe... Tocca a Marvin. Marvin, di praticamente... Chiedi all'altro di accettare che hai dimostrato la tua posizione. Hai visto? Anche i tuoi dei stanno dicendo che dovete ritirarvi e smetterla con le pretese verso il trono. Anche i tuoi dei vogliono entrare in un futuro migliore.
con noi. Se è il volere degli dèi, lascerò che questa terra bruci fino a che non resterà nient'altro che la nostra casata e ne raccoglierò le ceneri. Sei devoto. Perfetto. A questo punto direi che la disputa è conclusa. Chiunque abbia superato l'ultima sfida, quindi Marvin, sceglie la carta ricompensa più alta e aggiunge la propria mano. Quindi il suo bellissimo 7. Ah, oh, che bel bellissimo 7. Sì, esatto. Aspetta che però devo scartare una carta. Questa la mettiamo negli scarti. Boh, yeah. Bene. A questo punto sì, direi che andiamo all'incoronazione. Sì, direi giusto, di sì. Giusto perché dobbiamo concludere, io devo andare a dormire. Perché sennò potremmo fare la guerra, tipo. La guerra è un po' lunga. Questo è un gioco che si presta a essere giocato per 100 ore, tipo. L'ho detto prima, cioè, pensavo fosse un gioco per one shot, però sto cazzo in realtà uno si può fare la one shot, se strizza, però ci puoi fare anche 3 sessioni. A quel matrimonio di 3 giorni, si gioca a questo tutto il tempo? Esatto. Allora, questo gioco, ma ne parliamo dopo. Facciamo l'incoronazione. Allora. Incoronazione, questo è l'ultimo incontro della partita, tutti partecipano, ognuno pesca un'ultima carta. Ovviamente anche qui scartiamo le carte più basse. Aspetta che devo vedere, scartiamo le carte più basse. Ma perché devo scartare qua? Aiuto. Vabbè, pace, ho scartato la carta sbagliata, ma ormai va bene. Ok. Allora, se lo desiderate, passate una carta dalla vostra mano a un alleato senza discutere. Io non lo farò. No. Alleati chi? Chi? Chi sono gli alleati? Quali alleati? Ora, rivelate la propria mano. Io metterò la mia qui. Io metterò la mia sopra master. Beh, io la metto qua, vado qui di lato. Io ho una mano terribile, secondo me. Sì, vabbè, ma credo che qua c'è il signor, la signora Sarina. No, non mi scarti. La signora Sarina è anche riuscita a mettere le carte in fila. Io ho 4 figure. Allora, maledetto. Cioè, il potentissimo. Individuate il giocatore con il maggior numero di figure. Eccomi. Questo giocatore è l'erede designato. No. Perché gli dèi alla fine hanno scelto bene. No. Quindi gli dèi che cazzo... Vabbè. Tra gli altri giocatori individuate quella con il maggior numero di semi nella sua mano. Quel giocatore rappresenterà la casa in ascesa. In caso di pareggio, tutti i giocatori che pareggiano rappresentano casa in ascesa. Io non conto più adesso. Io ne ho 5. Come fai ad avere 5 semi? Ne ho 4. Ha falsificato le carte. Aspetta. Io ho anche un Pokémon. Sono confuso da solo. Anch'io ne ho 4. Ho un loto nero. Ho un loto nero. Anch'io ne ho 4. Perché ho queste. Quindi sono 4 semi. Ma in realtà ho detto una bugia, tra l'altro. Io ne ho 3. Ok, quindi Gabriel. King è 4, Gabbe ne ha 4. Anch'io ne ho 4. Marvin ne ha 4. Claudio? Tra gli altri giocatori io non conto. Gli altri giocatori. Gli altri, okay. Basta. E quindi tu invece ne hai 3, Trix, giusto? Sì. Ne ha 5. Quindi sono 2 case in ascesa. Sono di 5. Trix aveva 5 semi, non è faceva le 5 semi delle carte. Eh? 5 semi che poi erano 3. Esatto. Trix viene ricoperto di pece e piume come Baro. Esatto. Voleva vincere. Ho contato le carte. Si è rotto Trix. Basta. Allora, continuiamo. Continuiamo. Individuate i giocatori che hanno i 2 o i jack. Io ho un jack. Ottimo. Queste sono le carte fato, ma... Allora, l'erede designato viene incoronato. L'erede designato risponde alle seguenti domande. Qual è la natura della cerimonia? Sì, sono io. La cerimonia.
Qual è la natura della cerimonia? Poteva essere uno scelto dai Sinto, tipo, sarà no. mio fratello. No. Ok, è proprio lui. Sì. La natura della cerimonia? Beh, la natura della cerimonia si fa finalmente nella tradizione della casa Antair, quindi al tramonto, su una scogliera, durante una tempesta. Se non ci sono almeno... tre morti non è una vera cerimonia. Esatto, esatto. Siamo noi i tre morti. Esatto. Durante la cerimonia, la cerimonia è pericolosissima, ovviamente, perché l'erede sfida a duello tutti gli altri eredi. Ma calmati. Sfida a duello tutti gli altri eredi che hanno pretese sul trono. Poi vi chiedevate perché questa casata non restava al trono a lungo, no? Il regno più lungo è stato 10 minuti. Poi... Quali case sono state invitate a partecipare e quali invece sono state costrette a partecipare? Io voglio essere costretto. No, io non ti costringerò a partecipare. Gli dei hanno detto che tu avevi ragione, quindi sei invitato. Non mi interessa che cosa dicono gli altri. Gli dei hanno ragione. E in realtà ho invitato tutti, tranne gli Oak, che sono costretti a partecipare in un angolo in fondo perché sono dei traditori della patria. Bene, chiunque può chiedere ulteriori dettagli. Io sono molto curioso comunque di tutta la serie di cruenti dettagli della cerimonia, però penso che li anch'io, vedremo. Anch'io voglio sapere tutti i dettagli cruenti dei duelli. Come sono i duelli? Il momento in cui si mangia il polpo crudo, quello in cui poi dopo si combatte. Allora, intanto non si mangia polpo crudo. Siamo legati per una mano in modo che non possiamo allontanarci, quelle cose così. No, peggio. I duelli vengono affrontati con una corda che lega i due pretendenti a un chiodo nella parete della scogliera. Durante la tempesta ci si scontra lungo la scogliera con la spada. Penso che lui è anche così bello che è pure difficile non guardarlo mentre si fa queste cose. Esatto. Ok. Esatto. Altri giocatori, rispondete per alzata di mano. Chi di noi partecipa di persona alla cerimonia? Purtroppo. Anch'io, ma non per mia scelta. Chi di noi supporta personalmente la nuova corona? E qua partono le palle di fieno che girano sull'autostrada americana. Chi di noi combatterà di persona contro la nuova corona? No, aspetta, stavo pensando se la supporto oppure no. Pensavo che... Secondo me la supporto anche io. Cioè, pur di levarci di Illestone abbiamo preso a questo tizio qui. Io no, ma ti pare? Ma poi adesso a me i Luneste stanno simpatici, sono gli dei hanno detto di sì. Io gli Antair li trovo così stupidi che posso manovrarli a mio piacere. È il primo da cui noi siamo andati, quindi c'ha senso. Oramai tutto quello che dico va bene perché gli dei mi fanno yes. E quindi... quindi chi di noi combatterà di persona contro la nuova corona o continuerà a farlo? Tu, Sarina. No, io non combatterò di persona, io andrò via. Cioè, ma ti pare? Comunque... Casa in ascesa. Rispondi a questa domanda. Servirai la nuova corona, la sosterrai, la richiamerai all'ordine o ti opporrai apertamente ad essa? La sosteniamo. Noi, okay. Santo Reale. Poi c'è anche Marvin, vero? Sì. Ridimmi che opzione ho oltre a sostenerla. Servi, sostieni. La richiami all'ordine e ti opporrai apertamente e servirai. Secondo me la richiamo all'ordine, visto che mi è stata data la voce divina, vorrei utilizzarla per arginare un pochino lo squilibrio guerriero degli Antair. Ci sta. Erede designato, risponde a questa domanda relativa alle case in ascesa. L'onore e la glorifichi. Ti rivolge a lei per regnare, le concedi il dovuto rispetto, sfidi il suo furore o la rendi fuori legge e cerchi di piegarla? Ma allora, in Luneste mi rivolgo per regnare,
perché sono stati scelti dagli dèi e quindi dovranno essere i miei reggenti. Mentre ai Sandoreale concedo solo il dovuto rispetto, perché sono poco onorevoli e quindi non posso fare altro. Io ho ancora la cicatrice sulla spalla, comunque. Quello ti sta bene perché non ti avevano ancora accettato come loro vassallo, quindi... È la prima parte dell'Ordalia. Allora, io ho in mano una carta fato. Anche io. E la gioco. Ottimo. Perché la mia carta fato è la carta fato anti-Antire. È il 2 di cuori. Una nuova stravagante fede si diffonde tra il popolino di Bentiv che in gran numero abbandona il culto degli dei e i loro antenati. Oh. Che fede è? Perché i luneste non hanno fede. No, secondo me non sono i luneste. Secondo me in quei giorni di guerra è spuntato tipo qualche profeta, una specie di Gesù, che ha iniziato a predicare cose turche, tipo no, perché dobbiamo essere tutti uniti, tutti pari, regno nei cieli, basta la cosa che la gente gli sta piacendo. E quindi no, arriva il cristianesimo. L'ordine di Antaio. Ma no, il cristianesimo. Di sì, nuovo. Però con i sacrifici umani. Ah, no, il cristianesimo! Ah, il cristianesimo! Quel cristianesimo! È il capo di questo culto, immaginatevi Gesù Dark. Come si chiama il cantante di quel gruppo? Yim. Stavo per dire Mille Ballo. Il Papa Eponimo, il cantante dei Ghost. Perfetto. Bene, anch'io userò il mio Jack di fiori. Magari usi il Jack di fiori. Il Jack di fiori mi dice che il nuovo reggente sia male e non è più in grado di governare, perché è luneste. Ma sei tu? No. Ah, sono io. Sì, il nuovo reggente. Il reggente non è il regno. Sì, in realtà sei tu, cioè, no, voleva fare fuori me. Eh sì. No, ci sta che ti viene un colpo dopo tutta questa nuova fede. Ma no, va, raderemo al suolo tutto e faremo fuoco e fiamme. Certo. No, dai, con calma, aspetta. Ok, un anno dopo. Fate un ultimo giro di turni attorno al tavolo e nel vostro turno rispondete a questa domanda. Tutto considerato, dove vi trovate un anno dopo? Direi che parte il re. Il re non si trova sul trono? Perché è noioso stare sul trono. Oltretutto sono un reggente a quanto pare, non un re, quindi è ancora più noioso perché non posso nemmeno fare veramente delle decisioni. Quindi mi trovo su un campo di battaglia a nord per andare a espandere i territori della casa Antaira, perché gli dei mi hanno dato questo corpo con un solo bellissimo scopo, bellissimo, atletico, energico, dirompente, audace. E quindi il mio unico scopo è espandere la vecchia fede, visto che a sud il popolo non capisce e si sta affidando a una nuova fede che li condurrà alla rovina. Li condurrà alla rovina perché la rovina sei tu. Beh, le ceneri che lascerò sul percorso, ecco. Marvin? Io sono dietro al trono, che è rimasto scoperto. Io non mi ci siedo, ma faccio tutto quello che dovrebbe fare chi ci è seduto. E in tutto questo ho un po' raggiunto il mio scopo di quando ero venuto qua, e che è aggiungere ricchezza al mio regno di provenienza. Quindi, visto che mi è stato lasciato spazio di manovrare, mentre Sinto è sempre in un campo di battaglia diverso, io firmo a suo nome cose. Ci sta. Posso? È la tua volta. Mi sono convertito. A quale delle... Sono un vescovo della nuova fede di Dark Gesù. Eh sì, perché Dark Gesù era così tenebroso che tu hai detto... Ma è lui, è il profeta, è quello che stavo aspettando.
Ho fatto convertire gran parte della casa Sandor Reale. In questo momento stiamo facendo quello che si può fare meglio. Tramiamo. Tenebriamo. Sì, sono il nuovo bassista dei Ghost. Vai, Sarina. E Sarina, un anno dopo... sta praticamente girando per le varie quarti, cioè dedicandosi esclusivamente alla sua musica. Ha detto basta con gli intrighi e queste cose. Ha fondato i Ghost e grave. Esatto. Fine. Bello. Grazie. Bello. Anche tu non sei male. Ho flattato con tutti i PG. Missione quindi... compiuta. Sì, per me è ok. Molto bello. Secondo me comunque è vero quello che diceva Mari. Il gioco si presta un sacco a giocarlo un sacco. Cioè, sì. Puoi farci non una giocata, ma due, tre, quattro. Io riesco a immaginarmi 4-5 giocate di questo gioco prima di chiudere. Secondo me... perdo un po'. No, secondo me sarebbe bello poterlo giocare a lungo, non tante giocate diverse, ma quelle cose tipo il giorno di Natale ci sediamo alle 11 del mattino, sì, certo. E siamo qua fino alle 11 di però sera. Però se fai le sessioni di 3 ore, ne fai 3. Ma spezzi. Cioè mi piacerebbe provare a giocarlo a sfinimento. Sì, anche a me. Allora, io ho fatto delle giocate un pochino più lunghe, comunque a una certa vuoi arrivare all'incoronazione. Beh, ci sta quando arrivi al punto. Poi magari fai anche fuori certe persone, no? Quindi quando, secondo me, quando muore un personaggio vai verso il chiudere. Sì. In generale questo comunque è pensato per essere un gioco da one shot. Poi è un gioco pensato per essere da one shot americana. Quindi vuol dire 4-5 ore. Quindi okay. Ci sta in Italia di volerne fare 2 di sessioni, per esempio. Però ci sono un sacco di cose che non abbiamo visto, che mi viene voglia di vedere, così via, che veramente penso, mamma mia. Cioè, se questo è il potenziale di base. Comunque è bellissimo il fatto che la lettura, al di là del fatto che ovviamente il live leggi e dici, no, devo essere più veloce perché sono in live, è molto figa, cioè, dirige fortissimo la cosa. Quindi veramente bello. Ora, per poter andare a mandare a letto il nostro Trix, io direi che intanto grazie raga per essere stati qui con noi oggi. Domani noi siamo di nuovo qui a giocare a Dragon Dale con Alessandro, Lorenzo e Chiara. Se voi avete impegni in calendario nei prossimi giorni, volete dire dove vi possono trovare le persone, oltre che sul podcast di Fumble, ditelo pure prima di andare in chiusura. Io sì, ho una cosa da dire, perché questo venerdì facciamo una one shot a 5 days, che poi ci giocheremo anche qua su Morgengabe a febbraio, però 5 days è un gioco che per me in questo momento è molto importante, è in playtest e sarà la prima giocata pubblica che facciamo. È un gioco anche quello in cui ci si fanno domande tra giocatori e ci si scambia token come moneta di gioco, non si tira niente. È un gioco che parla di famiglie disfunzionali che non vogliono parlare di qualche cosa che è successo nella famiglia e quindi devono passare, dato che si trovano costretti a passare del tempo insieme, le 5 fasi di accettazione del lutto rispetto a quello che è successo. Bellissimo, deve essere. Un bel giochino leggero per le vacanze. Sì. Immagino su tutti i canali Fumble. Assolutamente sì, saremo live Twitch, YouTube, Facebook e poi il podcast sarà ovunque il giorno stesso, perché appena finisce la puntata viene messo online. Infatti noi la guardiamo in differita perché siamo di sessione venerdì, però sono un sacco curioso, anche se ho letto il gioco. Cioè, quindi. Il gioco tra l'altro è scritto... Esce della roba. Sì, ovviamente, c'è della ciccia che esce. Il gioco tra l'altro è scritto in inglese, quindi se avete dei gruppi di gioco anche internazionali potete già giocarci perché è scritto in inglese. Questo è portarsi avanti col lavoro.
È più facile ritradurlo dall'inglese all'italiano che farlo in italiano e poi cercare di tradurlo in inglese, quindi. Mari, impegni, appuntamenti? No, io Allora lavorerò torna a da qua giocare fino a Natale, quindi. con noi, così sei a posto. Sì, adesso cliccherò su altre cose. Triex? Io volevo dire che se vi interessa il gioco Re Morto, lo potete comprare su Grumpy Bear Stuff. Ora metto anche il link, Se metti faccio anche il link, praticamente contiene 5 copie dei libretti più un mazzo di carte. Con la super grafica figa che non abbiamo visto in questa live, ma È molto bella. Beh, ogni tanto è giusto ricordarla, però. molto bella. E niente, poi ovviamente da Re Morto, o meglio dal suo predecessore Firebrands, sono nati un tot di altri giochi che prima o poi qualcuno porterà in A Italia questo e punto mi è venuta sono voglia di tutti giocare a molto belli. Firebrands, comunque che non ci avevo mai giocato. E ora capisci perché io tipo ogni volta dico ah, i Firebrand, perché molto belli. No, ma figo veramente. Perfetto. Allora, raga, noi ringraziamo tutti voi che siete stati qui, grazie per averci seguito, siete stati in tanti, e direi che ci aggiorniamo, ci vediamo domani sera. Un abbraccio e a presto. Ciao! Ciao!